Puoi osservare tutto quello che vuoi, Claudio, perché quello che state ascoltando è fumble. Fumble! E a prescindere da quello che osservi, comunque la gente ci sente di solito. Sì, osservare magari non sono un granché, però se ci vogliono osservare possono andare su Facebook e farlo in diretta. Ebbene sì. A proposito di dirette, vi dico subito una cosa prima che passiamo ad altro. Sabato. Che oggi un stasera è corso di cucina, non si fanno giochi di ruolo. Stasera torniamo a fare feeder. Mi piace per voi. Così. Una volta ogni tanto è giusto. No, in realtà la cosa importante da dire è che sabato siamo a Torino al Filtri Festival. Dalle 15.30 alle 17.30 circa in via Locana 29C. La Madonna, al salotto Campidoglio. A ricordarti tutte queste cose, incredibile. Non so come ti chiami tu, però so benissimo dov'è fatto. È molto simile a come ti chiami tu. Non so. Clalulu? Sì, qualcosa del genere. Okay, allora. Se ci siete a Torino, siamo molto contenti di vedervi di persona, innanzitutto perché potete prendere delle schede che stamperemo di giochi e che vi potete portare a casa senza pagare la spesa della scheda. Esatto. Ci saranno probabilmente delle schede di Gattai a cui giocheremo tra un paio di settimane. Gattai! Che non è quello di Vicentini. No. E ci giocheremo perché il 31 ottobre esce il film di Mazinga Z nei cinema. E io vorrei fare un applauso a Claudio che ha ordinato tutte le carte di Warhammer e divise per classi in bustine. Infatti io devo prendere una spell e carte. Visto l'ultima puntata stavo già, ho detto ok, adesso passerò un'ora e mezza. L'ultima puntata avete passato talmente tanto tempo a parlare tra di voi che intanto io sistemavo le carte. Ah, l'hai fatto mentre giocavamo? Sì, confermo perché ero seduto vicino a lui. Se non potete essere a Torino sabato pomeriggio, non vi dovete preoccupare perché in realtà saremo in diretta su Spreaker, forse anche su Facebook se la rete regge. Proviamo. Su quello non vi assicuro niente, però in diretta audio su Spreaker ci saremo sicuramente. Molto bene. E saremo a giocare Clotos con gli eroi della letteratura, il che probabilmente sarà come molto tutti insieme. E soprattutto come faccio a sapere cose che non conosco? Perché tu saprai le cose di Sancho Panza. Ma perché ho scelto quello? Se avessi scelto Ivano, avresti saputo le cose di Ivano e avresti avuto un bellissimo gioco di carte. Ma non l'avrei saputo perché non mi ricordo niente di Ivano. Se tu avessi scelto Ivano, avresti saputo quello che c'è scritto sulla pagina di Wikipedia di Ivano. Ah, Ivano, che gioco. Che gioco di... Comunque questa sera non siamo qui a giocare ad Ivano, ma siamo qui a giocare a Warhammer Fantasy terza edizione. Ormai questa è la quinta puntata. Di già. Ma lui non mi caga stasera. La quinta puntata? Di già. Dai, insomma. Perché ormai basta, è trito e ritrito. Ma no, è ritorno al passato. Ma non è trito e ritrito, perché questa sera è l'ultima puntata in cui effettivamente Claudio è qua come giocatore. Di già. Oh, sì. Di già. Sono scaduto. Dopo aver fallito nella cartonatura del cast di Fumble. Ci ho provato, è stata... No, ci è riuscito, ce li ha tutti a casa, il problema è quello. Okay. Con chi pensate che faccio side quest? Ovviamente con tutti i cartonati. Sarà un podcast silenzioso ma molto intenso, ci saranno dei silenzi pieni di patos. Lunghi monologhi. C'è a dire che è la mia ultima puntata qui come speaker fisso, ma è la prima puntata qui... Come speaker fisso di Simone! Come speaker fisso! Mazel tov! E non è la prima puntata di Simone, no. Se è una voce che avete già sentito è perché avete ascoltato Tredicesima Era e vi ricordate della prima incarnazione di Ripul, quella vera. Prego, inserire il floppino. Esatto, solo Ripul originale. Esattamente quella. L'ultima puntata di Warhammer, invece, si è chiusa in maniera abbastanza... balbuziente. Folcloristica. Folcloristica, ecco, grazie per il termine. Non c'erano, sparate a caso. Perché si è conclusa con la porta della taverna che si apriva. Ah sì. Il buon Ral non c'era. Ah giusto, è vero, si era licenziato. Era la torre dei maghi che gli avevano appena detto: non puoi licenziarti perché fa parte del tuo apprendistato, devi tornare alla taverna che tu lo voglia oppure no. Suca. Ho trovato un bug. Bene, ce lo racconti dopo. Ok. Power player. Non solo Ral, è un bug, quello che c'è Ral scritto, non c'era, Ral non c'era, ma sulla porta è comparso il nano che era già nella taverna. Ah, è vero. Che è rimasto 3 ore a fare così. È vero. A guardare adesso. Enrico ha cercato di capire che cosa stava succedendo. Io purtroppo l'ho capito. E in quel momento, appunto, appare un altro nano sulla porta. Dietro di lui ci sono anche un paio di guardie cittadine. Le riconoscete per l'uniforme imperiale che indossano?
che spostano il buon nano, entrano nella taverna e chiedono: stiamo cercando Clemens, il mastro Clemens, il cacciatore di streghe. Ci è stato detto che era stato ferito in vostra compagnia e che si era allontanato. Volevamo sapere come trovarlo. Io continuo a guardare i due nani. Una pessima ferita. Pensavo fosse morto. Non avete avuto sue notizie recentemente, quindi? È uscito dalla porta sul retro e è andato. Però non sappiamo dove è andato. Perché c'è stato anche detto che un sacerdote di Mor ha cercato di trovare Mastro Clemens in giro per la città. Penso si parli di lui, esatto. invece indico Pepintus, lui è l'ultimo che l'avevi visto andare via. E quando ti giri, ci sono? Quando ti giri a indicare Pintus, vedi che Pintus non c'è. Senti vabbè. Però la porta sul retro che si chiude. Io faccio possiamo prendere il surrogato di Pintus. Surrogato Mastro Pintus. Le guardie, cosa sta succedendo? Giusto. Scusate, ho appena avuto una visione di Mor. Quindi tu sei quello che mi ha fatto scaricare le casse, giusto? Sì. Ah, adesso ho capito, perché io scaricavo casse e quell'altro non sapeva e poi io gli dicevo, mi sei stato tu che me l'hai detto. Ma vi assomigliate particolarmente o si siete fratelli? Se potessimo aspettare a fare discorsi... Ah, oh, scusi. Sì, ma è uscito, non è più qua. Se volete dare un'occhiata, a parte le teste di topo, non è che trovate tanto altro. Teste di topo? Teste di topo. Teste di topo. Beh, io ricordo che c'era un cadavere in mezzo alla stanza, di uno scavere. Sì. Però la testa era esplosa. E c'è ancora. Ah, giusto. Loro si guardano un attimo in giro, ma senza entrare nella taverna, dicono... No, vabbè, non importa. Torneremo a cercare Mastro Pintus. Se lo vedete, ditegli che stiamo cercando notizie su Mastro Clemens. Quindi, nel caso aveste ve lo mandiamo qualunque... direttamente. Grazie. Alla base. Grazie. Poi ci sta che allarmato sia tornato dove doveva andare. E dove sarebbe? Che ne so, io sono arrivato ora. Sapete voi dove andare a cercare? Cos'era un. Che? Un cacciatore di... Vi ringrazio lo stesso. Pensavamo fosse morto, ma se n'è andato, a quanto pare. Almeno Mastro Pintus ha detto così, giusto? Sì. E guardo lui. Mm-hmm. Beh, se così è mio fratello. Scusa, giusto per capire. Ok. Beh, spero che ci sappiate dare... notizie molto velocemente. Forse però nel tipo magari dai guaritori della città o medici esperti, perché sembrava essere stato avvelenato, forse è andato a curarsi. Grazie, sono almeno delle notizie che possiamo indagare. Buona giornata. Buongiorno. Prego. Si allontanano dalla porta. Fratello mamma maggiore o minore? A giudicare, esatto. Deve essere stato traumatico. Proprio papari. Sì, siamo usciti insieme, abbiamo fatto gara. Proprio paralleli. Ma no! Allora. Ma c'è una leggenda che vuole che le donne dei nani partoriscano da due orifizi diversi. Quindi uno è sicuramente uscito da una parte e uno dall'altra. Spiegando tutto del carattere di mio fratello. Ah, il tuo fratello. Sì, sicuramente tuo fratello è uscito dall'altro. Fratello posteriore e anteriore, allora, non... Esatto. Bello. Avanti e retro. Funziona così. Esatto. Credo che i sacerdoti di Shallia sarebbero contenti di sapere una cosa del genere. Io non la conoscevo. Guarda, insomma... Mi sembra un po' strana. Sono tranquilli. Però a me sembra che Pintus lo dimostri abbastanza bene. Almeno nelle mie vivisezioni mi pare... Vivisezioni, sempre. Vivisezioni. Perché le vivisezioni? Vivisezioni. Le mie autopsie. Esatto, le tue morti sezioni. Autopsie, di solito... Me le immagino le sue autopsie. Questo signore è morto di autopsia. Esatto. Non ti preoccupare. Il risultato dell'autopsia ci dimostra che questa persona è morta. Morte sarà le tue ferite.
No, ma non pensa alle ferite. Vero? Cioè, infatti, per quello muoio. Intanto sentite uno da fuori che urla: date da bere a quell'elfo! Oh no, non è il caso. Non capisco perché. Beh, quindi, cosa dobbiamo fare, Mastro Pintus? È così da sempre. Ah, si chiede. Bisogna sistemare le casse. Bisogna controllare se sono tutte a posto. Risposta standard di questa persona. Che è andato in 26. Sembrate un po' strano, Mastro Pintus. Perché? Mi sembra che lo sguardo di Mor sia più attento su di voi quest'oggi. Beh, ok. Forse sarebbe meglio andare a riposare. Che ne pensa? Oh, forse è meglio che tu attiri la sua attenzione. Mi sembra un'ottima idea. Io intanto vado a controllare le mie casse. Oggi che giorno è? O forse è meglio che andiamo giù nelle fogne? Nelle fogne? Senti anche da lontano una voce che dice a Cutaglio: che ti seguo lo stipendio. Che è sto schifo per terra? Che è successo qua dentro? È una storia lunga e strada facendo l'arcimago Egon te la spiega. Comunque non sta bene, la sua voce è diversa, compagno Raso. Ma non è lui. Un po' violace. Più bella della sua veste violace. Fratello Pintus, fratello Pintus, andate a riposare, ci pensiamo noi qui alla locanda. Ma noi non dobbiamo ripensare alla locanda, dobbiamo pensare ai topi. Poi ci andiamo. Topi? Ah, già, ora ricordo, dovevamo riposare se non sbaglio. Avevo preparato del sono un po' stanchino. Sarebbe meglio. È il, peraltro, venerdì, vero? Oggi. Non lo so. No, sarebbe meglio chiudere la locanda per qua qualche giorno. Ma tanto non entra nessuno, se anche la lasci aperta al massimo entrano e appendono un altro mago e gli colano dell'oro in testa. Oh, serve gente per la locanda, posso andare a prenderla e faccio per uscire. Fermo, dobbiamo ri intanto sei uscito, perché se ne sono per maesco. Io ci provo, però ci metto il mio tempo, quindi faccio il giro dell'isolato e cerco di attirare gente in taverna. Ok, fai un tiro di fellowship promettendo anche sconti. Charm. La difficoltà, ci sarà qualcuno che non è contento. La difficoltà è 2, perché in realtà se offri degli sconti va sempre bene. E nel frattempo invece l'arcimago Egon vi guarda e vi dice: beh, io mi ritiro per oggi. Va. Abbiamo raccolto abbastanza mutapietra per restare tranquilli per un giorno. Andrò a mettere la mutapietra sotto chiave in modo che non venga utilizzata da nessuno. Ma è pericolosa. Per chi non è in grado di usarla, cioè chi usa questo e cosa altro. Ah, beh. Quindi, se doveste vederne altra, vi prego, non toccatela e avvisate prima a me. Ah, va bene. Due successi, due vantaggi. Con i due vantaggi convinco alcuni che erano reticenti perché hanno sentito brutte storie, che ormai la taverna è mondata grazie all'intervento di Mor, e anzi molto probabilmente lui non rivolgerà a breve lo sguardo sulla locanda perché ormai ha fatto qui, quindi è uno dei posti più sicuri della città in teoria. Ok, ma non puliti. Questo è vero. Effettivamente un paio di persone con Alarico tornano in locanda, sono in realtà 4. Beh, sì, ci ho fatto solo isolato. Ah, bene, quindi adesso sembrano tutti già molto ubriachi. Potete servirli, io vado a riposare e salgo le scale. Io prenderò 2 bicchieri di birra e fa 3 con le dita. Io ne prenderò 1 più 1 per me stesso. Di queste cose se ne occupava mio fratello. No, ci penso io a servirlo il cliente. Fai. Vado a riposare. Io sono di sopra, mi butto a letto. No, non ti preoccupare. Io vado alla spina della birra, spino 2 boccali, i boccali che servono a 3/4 e il restante quarto lo aggiungo io. Ok. Oh, cazzo. Beh, mi pare più che giusto, più o meno. Ho paura. Ti pare che siano comunque abbastanza soddisfatti dalla cosa, anche okay, perché sì, con lo sconto in vista, con lo sconto in vista non gli interessa che cosa stanno bevendo. E con calma, mentre questi bevono,
fanno affluire altra gente mano a mano sentendo il vociare da dentro. Arriva la sera, se qualcuno vuole anche cucinare qualche cosa siete in grado, c'è la cucina. Qualcuno cucina? Cucino io. Vai. Dai, fai una prova di nature lore. Ah, molto bene. Ma ho qualcosa. Vai, sparagli una sboba immangiabile. Probabilmente sarà così. Allora, la difficoltà sono due neri, non due viola. Ale! No, viola non ci sono. Ah. Allora, due neri, poi ho... Aspetta. La stance conservativa 1. Perché... Che non si aggiungono, li devi sostituire. Sì, infatti, l'altro invece non mi ricordo mai qual è il dado di base. Di un'abilità di o? Di una caratteristica non addestrata. Blu. Ah, ok, blu. Ok, ci sono. No, caratteristica o abilità? Scusa. Caratteristica. Ok, allora blu. Ok, caratteristica non addestrata, un'abilità. È tutto qui, non ho nient'altro. Zero. Proprio sciapo, non sa di... Hai presente la cucina da 20 minuti? Quella che quando devi necessariamente tornare al lavoro ti butti sul riso. È che io cerco di usare soltanto aromi naturali, tutto scotto e cucina... Macrobiotico vegana, diciamo. Andante. Okay. Sì, è tutto... Okay. Sì. Ho fatto il pollo vegano. Hai fatto il pollo vegano. Il pollo vegano, che è un finocchio messo a forma di coscia di pollo in mezzo a delle patate. Che profumino che abbiamo cucinato, puppette di merda. Pollo scusate, per chi ci sta ascoltando, anche in podcast, vada a cercare pollo vegano su Google e guardi una delle prime immagini, così capisce esattamente cosa ha cucinato. Esatto, di che cosa stiamo parlando. Esatto. Poverino, non c'è l'altro in cucina. Vabbè, io provo a servire sta roba agli ubriachi, tanto non dovrebbero capire. Che poi io veramente non capisco. Il finocchio è anche buono di suo. Chiamalo finocchio gratinato al forno, perché è pollo vegano. Ma fai troppe domande. Vabbè. Comunque, bene o male la serata passa e accumulate in tutto 10 monete d'argento. Ne abbiamo guadagnate 7. Io e te? No, dicevo. Stasera. No, ma queste mica finisco l'incasso. Se me sono già imboscato le prime due monete d'argento della prima sessione. Siamo a 10 e ne abbiamo guadagnate? Sì. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 2 a testa. 2 alte testa. Così PPP Intus impara ad andare. Sì, è già mattina? Ci siamo ripeccati? Sì, è passata la notte. Ah no, io ti ripasso i soldi e faccio... No, non prenderei mai i soldi per il vostro duro lavoro. Oh, grazie, 4 per me. Me le metto nella saccoccia. Però credo di essermi dimenticato qualcosa ieri. Beh, non so. Che cosa dovevi fare? Non lo so. C'è il giorno dell'iniziazione per passare da accolito ad iniziato superiore, ma non mi ricordo. Impegni particolari il venerdì? No, credo fosse qualcosa di importante, ma Amor me lo farà sapere. Ah, certo. Non era qualcosa legato al tuo ordine? No. Ma no. Non credo, era più qualcosa di, credo, inerente a Mor. Ah, va bene. Sempre sia lodato. Manto scrive che stava cercando finocchi gratinati su Shattershock mentre lo dicevo, ma secondo me nel suo caso è metallo. È possibile. Sì. Stava cercando tutt'altri finocchi gratinati. Esatto. Scena brutta. Sì, è orripilante. Più per il gratinato che ha. Sì, certo. Sì, no, è la gratinatura. Signora del metallo anche per te. Va bene. Ma ne hai di strada da fare. Lo so, sono molto indietro. Per arrivare ai miei livelli. Mi sono anche dimenticato, tra l'altro, di usare il sogno di Morca, una pinta nuova che ho preso. L'ha presa apposta. Per dimenticarsi di usarla. Certo. Anche chiesto già mattina, bene. E via. Comunque. Però adesso sono più figo, dov'è la telecamera? È sempre non c'ho ancora l'equipaggiamento, però nella mia mente sono più figo. Vedere il disegno? Ha perso i capelli e le tette. Io andrei a controllare. E la colomba, però quando ha una sciò a due mani. Sai.
Intanto Barin, che non si è ancora presentato perché non ha mai detto il suo nome a nessuno, no. Va a controllare le sue casse e le tue casse sono di sotto nello scantinato insieme ai barili di birra e di brandy. Ne abbiamo aperta qualcuna però. Sì. Visto che va bene, non c'è anche una testa di rattogre così. C'è una testa grossa come un quella grosso soprattutto cane. Non la guardo. E andrei nel mio posticino segreto appunto a elaborare qualcosa. E anche qua è un po' metallo, ma va bene, vai nel tuo posticino. Posticini particolari. Lo lei detto lo conosce in bagno. Il gioco elaborare qualcosa. Sì, vai nella porta sul retro. Vedi che di recente è stata usata la vasca che usi per mescolare cose, c'è ancora un liquame dentro che non è stato buttato, puzza di un qualche tipo di acido. Ok, posso capirci qualcosa. Vai, fai una prova di Nature Lore. Nature Lore, come si chiama lui? Che su non me l'ha detto, quindi non te lo dico. Nature Lore su intelligenza. Sì, ho 4 intelligenze, quindi sono 4 blu. 4 blu. E quanto hai di Nature Lore? 1. Allora è 3 blu e 1 è 4 blu e un giallo. Si aggiungono. E le abilità sono sì. Sono quelle delle stanze che non si aggiungono, che si sostituiscono. Ho giocato come se fossimo in Star Wars per tutto questo tempo. Ho tirato molti meno dadi di quanto avrei dovuto. Considerando i danni che difficoltà se siamo in cucina o... La difficoltà è figurati se tiravo giusto, dici. Allora, le spade sono insuccessi e i martelli sono... successi, quindi zero successi, però hai tre vantaggi. E adesso lo diciamo anche ad Andrea che l'altra volta non c'era. La parte di vantaggi e svantaggi non la leggiamo più sulla carta, li improvvisiamo a sentimento rispetto a come ci sembra più comodo. Se proprio se non hai idee, è più divertente narrativamente. Se non hai idee, i successi no. In un combattimento lunghissimo. Ma gli svantaggi sì. Vantaggi, se no anche gli ascoltatori scendono nelle fogne e cominciano a cacciare noi scaven. Però. Esatto, però con la nostra faccia. Esatto. Non hai idea di che cosa ci sia, ma i tre vantaggi ti dicono innanzitutto che è qualche cosa da far sparire perché sta iniziando a puzzare parecchio. Ok, è quella tipo di puzza. L'altra cosa è che è meglio farla sparire senza che nessuno ti veda, perché non sei sicuro di che cosa tuo fratello abbia fatto, dato che è l'unico altro che ha le chiavi per entrare qui dentro. Ed è poi uscito dalla porta sul retro perché vedi che è stata aperta e richiusa, spero, meno male. Però tuo fratello è passato da qua e ha fatto qualcosa lui, e sai che quando fa qualcosa lui è meglio non farsi vedere nel portare via i risultati delle sue azioni. Ok, allora esco. Anzi, vado nella mia cassa e dovrebbe esserci del bicarbonato soda. Sì, che di sicuro dall'odore ha usato qualche acido, è bene neutralizzare. Neutralizzi l'acido, ti rimane comunque una tinozza di roba da buttare, però intanto almeno non puzza, e se ci cade addosso qualche cosa non succede. Esatto. Voi nel frattempo preparate armi e bagagli. Io bevo anche la colazione. Giusto. Tu quando vuoi arrivare arriva. Giusto, tanto, il momento che arrivo. Quando vuoi arrivare tu, tanto i maghi ti hanno detto che non puoi licenziarti perché non sei assurdo. Vabbè, allora torna. Però vedi, tu se arriverà la sera, se arriverà mattina. Adesso, beh, io già che ci sono, mi parlo la colazione per tutti. E mentre stai preparando la colazione, senti la porta della locanda che si apre. E allora, dato che arrivi al mattino... Hai ancora i tremori e tre ferite perché non ti sei ancora riposato abbastanza. Hai brutte notizie. Questa notte è morto un altro mago. Ah, cazzo. Non è ancora. No. Non è ancora chiaro se sia stato un incidente o un omicidio. Però comunque in questo clima in cui muoiono maghi nelle maniere più bizzarre è saltato subito all'occhio di tutti. Perché è caduto dal sesto, settimo piano della torre dei maghi celesti. Ok. E non aveva neanche levitazione. Chi lo sa, i maghi celesti non sono famosi per... Quando sei completamente ricoperto di pugnalate, è difficile volare. Comunque io ho cucinato una colazione sostanziosa
adatta per andare a combattere, ma non era molto buona. Ho fatto due successi e uno svantaggio. Ah, bene, però è la cosa che sostanziosa, serve. Aiuta. No, è, appunto, è pesante. Da sono i finocchi gratinati di ieri. Esatto. Senza essere stati messi in frigo, quindi una roba orrenda. Ma molto sostanziosa, perché grazie, sono messo, Enrico, c'è anche carne macinata. Girati nelle uova, esatto. Girati nel bacon. Grazie, Enrico, credo che la digerirò fra due settimane. Buongiorno amici. Oh, se come deve andare. Oh, salve. Compagno Ral. Compagno Enrico, sorrido. Ma adesso non è più compagno, non lavora più. Beh, no, certo che lavora qui. È il suo apprendistato, mica può licenziarsi. Ma si era licenziato, ma magari vuole essere. Oh, ma è la terza volta solo questo mese. Sembra uguale. Ma tu non mi vedi ancora. Lui è in una stanza sul retro, comunque quando lo vedrai sì, è identico. E io di notte assicchi. A quanto pare la quinta volta credo in due anni che si licenzia. Si vede che non ero proprio presente le altre. A che scopo se poi tanto devi tornare? Perché non mi va di farmi trattare così da uno stupido nano? Capisco. Adesso ce ne sono due. Avete novità? È successo qualcosa in mia assenza? Niente di particolare, credo. Abbiamo evocato lo spirito del Ma Igor è ancora con noi? No. Dovrebbe tornare di Crosta. Avete evocato lo spirito? È tornato l'arcimago Igor. Ah, ho catturato uno Skakaven e ho preso in mano una gemma strana che lui mi ha detto. Pensavamo quel ratto avesse ucciso compagno Clemens, ma a quanto pare non è andata così. Diciamo, rispetto all'ultima volta che mi avete visto, ho la faccia molto stanca. Come uno che non dorme da qualche giorno. Ho gli occhi molto scavati e la mia carnagione, che normalmente è molto, molto rossa, è più chiara del solito. Vedo che oggi sei benedetto d'amor. Sì, in effetti hai la faccia di uno che si è fatto una tempesta in mare di 40 ore. Vedo luccichio nei tuoi occhi dei prescelti di ti manca solo quel bel colorito verde? Beh, magari puoi fare qualcosa, anzi sono anche... Oh no, bisogna aspettare che smetti di respirare prima di... No, qualcosa fare per... Vabbè. Per prevenire la necessità. Considerato che dobbiamo scendere nelle fogne, un mago del fuoco ci farebbe comodo, quindi se potessi... Oh certo, ma compagno Orale è sempre una delle persone... Io vi ricordo anche che cosa aveva detto lo Skaven l'altra volta, perché magari voi persone non ve lo ricordate, ma i vostri giocatori, a parte Larico, magari che stavano andando verso, che erano quasi arrivati alla liberatore. Noi dobbiamo muoverci. Non sapevo se ve lo ricordavate. Io non so questa cosa, quindi no. Cioè io Robè me lo ricordo. Ok. Alla Rico comunque siamo malamente abituati da giochi come Mass Effect di avere degli eventi triggerati che però fino a quando non vedi non si verificano, cosa che non penso funzioni esattamente così. Forse un po' così di colazione ti farà bene e sì. Gli do un po' di colazione. Va bene, ma vedi che mangio. Mentre mangio dico è stato ucciso un altro mago comunque. Oh, è un peccato. Beh, sarà giunto il suo momento. Senti, quanti anni aveva? Non è stata una morte naturale, sai quel genere di morti di cui parlavamo, per cui è venuto qui l'arcimago Igor? Ecco, una di quel genere di morti. E come è morto? Mi è stato detto, non ho assistito, pare che sia caduto dalla torre. No, è sbagliato quello, noi non sappiamo volare ancora. Ma poi lo schiantamento è una morte molto naturale. Era un mago celeste, Te lo ripeto perché... Beh sì, penso sia abbastanza naturale. Si vede che Mor lo aspettava. O forse lui era così. È già morto uno. Intenso. Io credo che se tu non fai qualcosa con Mor, anche il nostro Raltra un po' avrà una morte. Oh, ma no, ma sta benissimo, gli controllo tipo gli occhi. Ma a me sembrano segni di avvelenamento. No, ti sembra che non abbia dormito per un paio di giorni e che comunque abbia addosso ancora dei tagli e delle botte. Difficoltà. Beh, quando siete stati nelle fogne. Medicina? 2. Noti che mi tremano le mani, no? Come se avessi la pressione altissima, tipo. Dovresti questa cosa mentre sto mangiare meno glutine. Non ne so niente, purtroppo. Io nel frattempo arrivo dal posticino. Stai benissimo, anzi, vedo che oggi sei proprio benedetto da me. sarebbe un peccato toglierti questo alone di come si dice? No, di sacralità che adesso ti cosparge. Ho fatto due svantaggi. Zero successi e due svantaggi. Quindi sono convinto che sia benedetto da Mor.
Bene. Come il carpentiere. Esatto. Arriva lui con questo odore di sapone. Appena entri mi alzo in piedi e guardo in tua direzione proprio, non appena entri nella stanza. Buongiorno. Oh, Pintus, siete pronto? Fratello Pintus, siete pronto? Si chiama... Chiamami col mio nome. Pintus? Barin. Fratello Pintus Barin. No, devi togliere senza Pintus. Fratello e Pintus. Dottorani Bingo. Esatto. Sono un po' confuso. Ripeti con me. Che di solito sei lucido. Sì, sì, siamo nel Baba Bar, ma che c'entra? Cambiato nome. Io mi sono sempre chiamato Bari. Allora perché mi siete sempre fatto chiamare Pintus? È una bella domanda mi questa. Con mio fratello. Sono due. È una tragedia. Sono due. Su via, non mi ha dato noia ieri sera. Oh, gemelli! E quindi siete anche voi proprietari della locanda? Sì. In parte. Lui è il gemello anteriore. Ma è un piacere conoscerlo. Non pensavo che i nani potessero avere gemelli. Non ne ho mai visto uno. In forma. State bene. Perché di solito quello posteriore è stata una brutta notte. Viene... Posso quindi forse è vero. Per vedere le sue condizioni. Parlate un lato del tavolo alla volta. Dimmi, Simone. Posso vedere le sue condizioni fisiche? Così sì, puoi fare una prova di first aid. Ti prego. Due fallimenti e due svantaggi. First aid! Sì, è proprio benedetto d'amore. Ma perché deve morire, scusa? Io spero di no. Sì, la terra ferita è brutta. Stella del caos! Beh, però un successo. No. Un successo. Un successo. Un fallimento critico. Un successo è un bello svantaggio. Sta male, ma è incurabile. Sai che sta male, ma purtroppo è incurabile. Guarda, ma no, io qui lascerei parola al master su questa, perché potrebbe cambiare tutto il resto della giocata. No. L'acqua. Potrebbe ricordare vagamente l'ultimo intervento medico che c'è stato a Fumble, che è stato di una catastrofe. Grazie. Intervento medico per curare una ferita inflitta dai giocatori, non dai BNC. Starci dentro perché... Fallimento critico. Dopo che un altro giocatore mi aveva distrutto psicologicamente uccidendo mia sorella. Hanno fatto tutto quello che potevano fare. Che figata. Ma stiamo giocando a Warhammer. Quindi peggio. Beh, magari si infetta. No, allora, quello che Barin riesce a capire da una veloce analisi di RAL è che effettivamente le sue ferite non sono un granché, cioè è ferito, ha preso botte, graffi, probabilmente nelle fogne l'altro giorno. Un po' le ferite sono infette, ma non una cosa irrecuperabile. E sei sicuro di avere da parte un rimedio perfetto per questo tipo di infezione? Bagno. Se sono sicuro, perché non darglielo? Mi sembra giusto. Torni nel Balin? No, quello è Sambo. Vabbè, dimmi che cosa Balin. Mi vuole propinare, perché se mi vuole far bere una roba magari ci penso due volte. Va nel retro, recupera una boccetta. Ma Pintus e Bar In è volontario? No, ci ho pensato. Ah, ok. Fratello Barin, posso aiutarvi se volete? Era il padre che era volontario. Sì. Cosa state cercando? Per ora io sono andato dietro. Io sono venuto con te. Ah, ok. Una cosa mia. Aspettami di non ti preoccupare. Oh, ma io non conosco tutto quello che c'è in questa taverna. Posso aiutarvi a trovarla? No, non questa. Anzi, credo aver sentito su dei clienti. Vai a vedere se hanno bisogno. Non ho sentito niente. Fidati, devi lavarti le orecchie la mattina. Beh, non vi conosco. Non so se posso fidarmi così direttamente di voi. D'altra parte, questa è la locanda di Mastro. Non ti fidi del fratello di Fintus? Se non avete capito, forse siete un po' più lento di vostro fratello. Sono venuto qui per controllare che non rubiate niente. E poi chi lo sente? Vostro fratello? Ah. Fratello Barin, mi capisca, è il mio lavoro. Oddio, mi ha prendo. Ecco cos'è! Finalmente! Beh, è morto, aspettare. Mentre lui era distratto così a guardarsi verso l'alto, posso infilare velocemente la chiave nella toppa? Sì, quello che stai cercando sono dei sali da far annusare a Ral per farlo riprendere e dargli un po' di carica. Vabbè, quindi non c'è bisogno di tenerli nella stanza segreta. Io lo tengo dopo. Sono dei sali
rari, un po' costosi. Nascosti in una botte. Comunque lo tengo d'occhio come fa se si ruba qualcosa. Ok. Hai questa saccoccia di sali. Mm-hmm. Torno su e gliela faccio sniffare. Beh, io... Tieni, annusa qua. Vabbè, guardo te e ti dico... Cioè, tu ci sei mentre mi stai dando i sali? Ti guardo, se vedo che tu non dici niente, io annuso. Sono figlio di te. E puoi aggiungere alle tue insanità mentali un'apatia crescente. Questa è sicura però, no? Come questa che durava una sessione. Sì. E... respiri questi sali. Aspetta, ma anche quelle sono le insanità? Felice di averti curato. Sì. Posso cambiare una spell? Perché pensavo che le insanità fossero tipo qualcosa di molto più grave che veniva dopo. Non pensavo fossero anche quelle temporanee così. No, ci sono anche queste. Alcune possono essere permanenti, altre no. Posso? Sì, sì. Se non l'hai ancora usato. Non ho usato il sogno. Sì. Vedi, è per questo che non l'hai usato. No, anche perché il sogno ho letto bene che se fai un fallimento critico, una stella del caos, quando lo fai, ti svegli e è una pazzia soprannaturale. Ah, leggerino. Quindi ho detto, prima meglio prendersi la cura per la pazzia, poi pensiamo ai sogni. Ma se sei pazzo, come fai a curarti? Dipende, alcuni lo sono consci di essere pazzo. Il primo passo verso la cura è rendersi conto che sia. Esatto. C'è gente che dice, mi hanno diagnosticato schizofrenia paranoide, sa di essere, di avere una malattia. Gliel'ha diagnosticata una sua voce nella testa. Sì. Ma era un dottore! Ma era un... Esatto, la sua quindicesima personalità. Che con un capello da Napoleone, ma era un dottore. Si sentiva il cuore. Quindi tutto annuso. Esatto. Tu respiri questi sali ed effettivamente ti senti un po' più tranquillo. Le ferite ti fanno un pochino meno male. Però in generale inizia a fregartene poco di quello che ti succede intorno. Sei in uno stato di... non sto bene, non sto male, ma non mi interessa nemmeno di che cosa mi succede. Ottimo. Apatia. Ah, apatia, apatia. Vabbè, vedete la mia a questo punto che divento leggermente ancora più chiaro in faccia. No, ma l'apatia non è fisica? No, è un'apatia, però se non... una roba fisica, sì, comunque. Ma tu è psicofisica. Mi ha fatto dormire, evidente. E vedi che è fisso il piatto, cioè mangio però rimango tipo fisso a guardare il piatto un po'. Forse Morgli sta parlando. Forse ha bisogno di dormire. Forse non gli piacciono i finocchi. Il popolo, scusa. Ma Matteo grazie. Dice la puntata è stata tutta taverna fogne, taverna fogne, taverna fogne, taverna fogne. Sì, perché stiamo cercando di risparmiare sui set. Esatto, sì, siamo. E quindi ci dobbiamo spostare. Questa è una serie low budget. È una serie indipendente. Esatto. Non avete visto Fumble by Troma? Esatto. Doveva essere un indizio. Non preoccuparti per me, sto benissimo. Grazie per i sali. Non sono preoccupato, anzi, sono molto contento per te. Se noi non possiamo aspergere, tiro fuori l'aspersorio. A meno di non voler, cioè così, ammettere che gli Skaven arrivino dall'imperatore, lo sbudellino, cambino l'ordinamento e di conseguenza poi noi diventiamo sudditi degli Skaven. Certo, non diamo l'imperatore. Infatti, cos'è questa storia? Ah, sì, sta andando giusto, dovremmo andare in effetti. Tutti allora ci sono degli Skaven. No, aspetta, ma veramente vogliamo raccontare a lui? Faccio di sì con la testa, dico in effetti. Oh, ma abbiamo trovato una soluzione per questo, fratello Barin? Barak. Non vengo da un monastero, Barin! Non sono fratello di chi? Fratello di mio fratello. Fratello di Pintus. Certo, ma non fratello così. Fratello Barin. Basta, Barin! E gli prendo da bere. Fratelli degli umani. Lo sherry. Okay. Dico, guardate, sembra fisso. È vero? Allora, io non so. Io quando lui guarda fisso nel vuoto, mi giro e provo a guardare anch'io se vedo un segno di morte. No. A lui gli preparo un terma, ci aggiungo un po' di cognac. Io faccio un sorso. Lo metto giù. Stavo dicendo praticamente che ci sono un sacco di Skaven che stanno cercando di uccidere l'imperatore, stanno scavando dei cunicoli nelle fogne. Questo è male. Decisamente, direttamente sotto alla residenza dell'imperatore. E non lo sanno. Sarebbe meglio affrettarsi perché sono quasi lì da quello che sarebbe meglio avvisare le autorità se siete certi. Ma non ci credono. Non ci credono e non hanno dato il giusto peso alle nostre opinioni, purtroppo. Purtroppo, Mor
è concentrato a parlare con noi in questo momento. Quel mago è tornato. In particolare con lui, a quanto pare. Oh sì, abbiamo trovato anche un bastone con quella pietra che ti affascinava tanto, compagno Rado. Faccio tipo così quando dici nonostante l'apatia, questo il tuo corpo lo ricorda. Esatto. Le ha prese entrambe, ma quanto saranno stato? Un chilo e mezzo di muta pietra? E le ha prese Mastro Egon e le ha portate via. Sono al sicuro. Non ci credo mentre lo dico io. Non sono al sicuro. Beh, Mastro Igor è sicuramente il più sarebbero indicato. Più al sicuro nelle tue mani. No, immaginati la gravità della situazione. E mi fermo a riflettere. Beh, ma chi è questo Mastro Igor? Ma che problema c'è? Mastro Igor si è mostrato estremamente disponibile. Mastro Igor è scomparso dall'ordine da ormai una quarantina d'anni. Oh, sì, ce l'ha non detto. Hanno le sue notizie. È un indipendente. E ciò non è positivo. E gli avete dato 2 chili di pietra del caos. Ma cosa sono queste pietre, peraltro? Io ne ho anche preso una in mano, lui si è spaventato. Che è successo? Cos'è questa cosa delle... Sono male. Ma me l'hai già avere detto, vicino una di quelle pietre attira lo sguardo rabbioso di Mor. Sbocconcello un tarallo. Guarda come sono in questo momento. Sì, sì, è un cibo nanico. Guarda come sono in questo momento. Mi è bastato osservare una di quelle pietre. E io l'ho proprio presa in mano e tutto bene. Guarda, noi ci guardiamo. Stai bene. Io, come diceva un accolito del tempio, sto una crema. Beh, allora, bisogna considerare non l'ho mai che capita questa affermazione. Bisogna considerare a Rico che l'elfo nella scala evolutiva è il più alto, quindi è quello che muta di meno. Poi c'è l'uomo, poi c'è il nano. Quindi no, ci sono anche i goblin in mezzo. No, prima dei nani. In realtà credo No. Credo che anche gli elfi se non ci metto anch'io. Per questo sono malvisti, sono considerate delle mutazioni, le orecchie. L'intelligenza non gli arriva il sangue alla testa perché sono troppo alto. Ma comunque lo so io che li conosco bene. Lo vedete l'orizzonte? No, siamo nella taverna. Appunto, ecco, è esattamente il futuro che abbiamo se rimaniamo qui a parlare. Ah, in effetti ha ragione. Andiamo. Sì, abbiamo un dovere da compiere. Io prendo il cognac. Sigmar, Mor, Shalia, gli altri non li ricordo. Sono tutti con noi in questa missione. Ah sì, li sento tutti dietro di me, uno dietro l'altro. No, Mor guarda di là, per fortuna. Soprattutto Mor. Vabbè, mi alzo. No, Mor è davanti. E di dietro tutti. Ora, mentre il figlio di Mor fa farsi il suo giro, io andrei giù nel mio corso a prendere a questo punto l'equipaggiamento. Torni nella tua stanzetta, prendi il tuo equipaggiamento, nello spostare e cercare cose trovi anche altre 2 pistole che non sono tue e che hanno inciso sul manico il martello di Sigmar. E io so cosa sono, cosa significa? Sai che valgono appartengono un sacco di soldi. A parte che valgono un sacco di soldi come tutte le pistole, appartengono a un seguace dell'ordine di Sigmar. Quanto le pistole di solito vengono dati ai cacciatori di streghe. Guardo le pistole, guardo la vasca. Che cazzo hai fatto? E mi porto le pistole dietro, così le butto nelle fogne. Ok, capito Pintus? Ciao pistole. Butta le pistole nelle fogne. 5 monete con te. Ah giusto, ti aveva lasciato un biglietto con per le pistole. Ah. Non mi ricordo cosa c'era scritto sul biglietto. Figurati io. Però sei ancora in tempo per dircelo. Vai, Pintus. Prendi pure, c'è scritto così. No, c'era scritto, queste sono per te, un piccolo dono per te, c'era scritto. Cancellare il numero di serie e fondere. Cancellare il numero di serie e fondere. Beh, l'idea era vicina, fogne. Beh, in realtà potresti smontare la parte in legno e costruire un altro manico di legno e avere 2 pistole. Non buttarle con 12 punti esclamativi. Scusa, ha detto di fonderle e poi mi dice di non buttarle. Riusare i materiali, ma... Ma sì, non è che quello che costa della pistola è il materiale di cui è fatta, è il fatto che sia fatta con cura. No, comunque, visto che non sono, credo, idiota, e credo averla costruita io la mia pistola. La tua l'hai costruita tu. So anche smontare il manico, perché dovrebbe essere avvitato, quindi sì. Mi metto lì, svito i manici e vedo se ne ha qualcuno. Dai, tira un dado blu e un dado viola, vedi che cosa viene di più. No, ne hai non neanche ne ha. Uno. Smegoglioni. Anzi, nello svitare una di questi si rompe anche
uno dei due manici, quindi anche volendolo rimontare, uno dei due è impossibile da rimontare. Vabbè, bisognerà ripararlo. Prendo i manici con la stella di Sigmar e li butto. No, me li tengo dietro, li butto nelle foglie. Bravo. Dove è finito il nano? Bisogna rimanere. Secondo te, Dal, di tutte le persone presenti, qual è quella che gliene frega di meno di dove è finito il nano? In effetti. Beh, ma allora andiamo. Ah, io lo sto dicendo da... No, ma lui non si alza da su, basta, popollo vegano, andiamo. Appena vado lì, alzati, lui si alza. Chiama. Io arrivo. Barin! Sentite di salire le scale che sono un po' più appesantite, che hanno scudo alle spalle. Giusto per avere un'idea. Sì. Partendo dal fatto che non voglio assolutamente che in nessun caso tu mi dia i tuoi sali. Non credo tu ne abbia bisogno. Che cosa c'era dentro? Credo, mi sento molto meglio dopo che ho preso i sali. Hai visto? Ah, non ho dubbi. È che erano un po' fortini. Dal, potresti abbaiare come un cane? Ah, perché sì. Dovrei abbaiare come un cane? Ah, allora si è ripreso. No, è che qua, mi sembra che quando andiamo ai nostri... Appunto. Oh, bambini la valeriana. In vena. Sì, ti fa. No. In vena. No, lo fa fare. Facciamo, è una. Questo potrebbe spiegare molte cose sulle tue balbuzie. Sì. Formalmente. Scusa, la stanza. Formalmente. Andiamo. Mi avvicino piano piano verso la porta. Beh, a questo punto. Sono pronto. Compagno Cutalion, forse ci converrebbe entrare nelle fogne in un punto più vicino al palazzo. Se riusciamo a entrare da un tombino, perché no? Avete una mappa di dove passano le fognature per capire dove entrare. Oh, è qui. Mi batto sulla testa e vediamo se è qui. Ecco. Oppure se ne sognate. Cosa sarebbe per la città? Non credo una tour lore. Beh, il tempo Education? Beh, sì, ci sta Education. Difficoltà per sapere se c'è un accesso alle fogne vicino, però magari anche più difficile perché sto cercando un accesso che non ci siano, tipo, sia stato chiuso, sigillato dall'imperatore. Allora, diciamo un po' 30. Più lontano, magari. Anche un pelino più lontano dal palazzo. Bello! A meno che non faccio 6 su 6 volte questo adesso. No. Però ho 2 vantaggi. E quanti fallimenti? I 2 vantaggi vuol dire che 6 so. 6 fallimenti. I vantaggi so che so certamente. Ci porta esattamente. Che l'unico ingresso. Fuori città. Che porta all'imperatore abbastanza dritto senza perderci nelle fogne è fuori da Aldorf. Dalla parte opposta dove siamo noi. Perfetto. Oh, purtroppo credo che dovremmo muoverci. Quindi dobbiamo fare 50 km fuori dalla città per poi tornare dentro. Non ha il minimo senso. Beh, le fogne da qui per arrivare al palazzo sono peggio di un labirinto. Lo so perché ogni tanto dobbiamo recuperare i corpi che vengono buttati cercando di nasconderli. E alcuni dei nostri accoliti si perdono perché Mor mostra loro la strada. E la fa perdere sulla via. La strada verso? Verso di lui. Larico comunque è una persona di cultura e conosce la città molto bene. Io tenderei a fidarmi. Se io non mi fido della mia capacità di orientarmi da qui. Quindi se vogliamo andare da qui qualcun altro dovrà... fare strada. Posso fare un tiro anch'io su di education per confutare la sua tesi? Quello che posso io invece quello che vorrei fare è capire se col mio senso dell'orientamento da guardia caccia una volta giù posso orientarmi a senso tenendo il senso delle direzioni perché le avevo già guidate nelle fogne. Posso provare del gruppo. Difficoltà 3. Beh, potrei. Persino una stella di Sigmar. Uno svantaggio. 2 successi e una cometa di Sigmar. E la Madonna. Che bomba. Allora, no, c'è un ingresso e tu lo conosci perché l'hai usato più volte per contrabbandare roba. Ok. Da portare dentro e fuori dalla città. Ok. E come tutte le cose, più sei sotto gli occhi di chi ti deve fare la guardia, meno è facile che questi stiano guardando. Ok. Quindi è molto vicino al palazzo. Al palazzo.
Basta usare i fiumi di Aldorf, che sono parecchi, e potreste andare addirittura con una barca da dove siete adesso, come avete portato le casse fino qua praticamente, seguendo i vari canali per arrivare fino all'ingresso delle fogne, che dà proprio su uno di questi canali. Ok. Faccio anch'io la stessa roba, per cercare di capire quella che può essere la strada. E la Madonna. Sì, tiro tanti dadi. No, ma poi tutti... E ne ho sei, adesso sei di intelligenza. Quindi, tre svantaggi... Vanno via. No, tre zero svantaggi. Hai fatto tutti i successi. Tre, sei successi. Sei successi. Sì, confermi le parole di Cutalion. Sì. No, non conoscevo quelli. E ti indico quel posto, ti dico... Quindi beh, sappiamo dove dobbiamo andare. Sì, direi di sì. Non resta solo che mettersi in marcia. No, fate strada, compagno Cutalion. Strano però che non sia tutto tornato. Beh, mentre andiamo. Ma chi? Beh, Igon. Vivi un altro po' di te. Oh, forse perché adesso c'è compagno Ral con noi. Abbiamo tutta la magia di cui abbiamo bisogno. No, è che secondo me Igon compare sempre quando gli serve. Non vorrei lanciare accuse senza avere nulla a provarle, ma buono questo tè. Temo che sia corrotto. Te ne un fiasco per il viaggio. No, non credo. Aveva quattro arti. Aveva? Quattro arti. Quattro arti? In che senso? I paragliarti e metti le parti, dicevano. Ragazzi. Stiamo andando. Sì. Stiamo... imbarchiamoci e seguiamo il canale. Ci si va via acqua? Sì, ci si va via acqua e la barca è gentilmente prestata dall'azienda Pintus Pari. Va bene, mi sembra giusto. Ah, giusto. Sì, mio fratello sarà. Forse Comunque, non ti preoccupare. Ho trovato io mi preoccupo. Si incavolerà di più quando la troverà affondata. Appunto, lasciamola qui e troviamo un'altra. No, bisogna andarci via canale perché si accede direttamente un'altra nave. Ma Bari, intanto tuo fratello si arrabbia lo stesso. Questo è vero, però. Quello è vero, ma almeno non prendiamo la sua roba. Ma come non prendiamo la sua roba? Noi lavoriamo per lui, il contratto con Igon l'ha siglato lui, l'incasso degli eventuali ricompense lo prende lui, e quindi direi che prendiamo contratto. Oh beh, lui è venuto con noi a combattere gli Scaven, è anche stato un baluardo contro i nemici, ci ha salvato, ci ha protetto. Mastro Pintus è veramente un bravo nano. È lui che ha fatto l'accordo. Dove è questo contratto? No, cioè, non è che c'è un contratto scritto, ha fatto l'accordo con Igon, ma è lui che ha fatto l'accordo. Ha fatto un contratto verbale? Sì. Lo so. D'altronde il cervello è quello che è. Ricordati sempre che è il posteriore. Riguardo ai due typo che ho trovato prima. Sono l'anteriore. Uno era, un'abilità semplice, un'abilità del chierico che diceva power, che scostava invece che favore. E l'altra invece è direttamente da Stormtroopen. Perché, what's the point? Chaos is inevitablen. Inevitablen? È diventato tedesco. Vabbè. Sono anche un milione e mezzo di carte. È terribile. È una grande traduzione. No, ma sai, nell'impero si parla l'alto gotico. Ah, giusto. Inevitablen. Fidato su Dalen. Allora, esatto. Saltiamo. Questo è inevitablen. Andiamo. Perché no? Scusa, hai permesso di Claudio, una delle pistole è riuscita a smontarla, però. Sì. Il manico. Ok, perfetto. No, il manico l'hai smontato di tutte e due. Sì, di una si è rotta, quindi... Vabbè, e lo lascio lì. Caro Luca, zero, ma zero proprio. Rati uccisi oggi. In compenso hai il permesso esplicito di supplementare l'urlo Fumble Now, sì, se vuoi. Fumble Now! Fumble Now! FumbleGDR.it/shop Fumble Now! Alt-Village! andate nella barra di ricerca, mettete cancelletto Fumble Now. Sì. Dove importa ti chiama la menina internet porta internet il disclaimer. Allora, comunque, iniziamo a andare, io seguo loro perché non so dove stiano andando. Io intanto preparo tutti i miei sensi elfici cercando di ampliare la mia consapevolezza e coscienza, ma ti farò dei tiri quando scendiamo, quando sei nelle fogne. Io preparo un po' d'armamentario da portarmi dietro, quello armamentario che conto. Okay. Vabbè, no, hashtag su Twitter. Io conduco il naviglio e urlo frasi piratesche. Ahoy, let's go! Esatto, cose di questo genere. Io provo a vedere se per caso, visto che ce l'avevo fatta in breve tempo, se per caso
caso, esatto, per strada, attardandomi un minimo, cioè però senza rallentarli troppo, riesco a tirare su quelle componenti minime che ci servono per qualche altra dose di antidoto, dato che l'ultima volta è servito. Sì, fai una prova di Nature Lore. Sì, allora, quindi adesso sommo più Fellowship, no, Willpower, no, Intelligence. Quindi 2 di Intelligence più 1 di giallo di Nature Lore. Di Nature Lore. Quelli delle stance li sostituisci eventualmente a quelli blu. Visto che io sono sempre in stance il più possibile conservativa. Ah, aspetta, hai fatto un Nodens? Ho fatto un Nodens. Due successi, un tacchino e una stella del... No, scusa, è una cometa di Sigmar. Ok. Trovi abbastanza da fare un'altra dose ciascuno. Ottimo. Mi vedete pieno di erbe, cioè... ci servono... intanto andiamo. Va bene. Sta raschiando i funghi dai, sì, dai, sì, mattoni dei muri. Buoni. Io mentre andiamo per strada saluto la gente. Non diamo nell'occhio. Vedete me? Ti saluto dagli stipiti delle porte delle, esatto, case. Ci ripeti dalle barche, esatto, in caso di questo genere. No, in effetti non, questa è la locanda più dura. I giovani minchioni nella loro formazione tipo non danno nell'occhio. No! Pietro! No! Questa è la locanda che è durata di più nella storia di Fumble. Vero. Probabilmente nella storia dei giochi di ruolo. Buon mastro navigatore, mm-hmm, navighi la barca. Navighiamo tra i canali di Altdorf. Che abilità ci vuole per navigare? Navighi, fai una prova a questo punto di coordination. Coordination. Agilità, quindi agilità ho 4, quindi 4 blu, un giallo. Io ti aiuto perché sono affascinato. Scemo, la difficoltà è un viola e un nero perché la barca è appesantita, che siete in 72. La difficoltà è il viola e il nero. Ah, buono, una chiatta da scarico. Ma un conto è andare senza preoccuparsi, un altro conto è andare senza farsi vedere di giorno, okay, mentre porti, sì, la gente. Ma questo anche c'era? No. Sì. Oh, tre successi, due vantaggi e una stella del caos. Okay. Perché tu devi sempre stella, secondo, del caos? Perché così affondo la nave. Beh, hai fatto anche tre successi e due vantaggi. No, allora, riesci a portarla tranquillamente per i canali e anche a evitare un paio di truppe di guardie. Mm-hmm. Arrivo lungo sullo sperone e schianto la nave. No, il problema è che l'ingresso... che hai sempre usato per portare avanti e indietro roba da trafugare, in questo momento è normalmente è chiuso con una grata, mm-hmm, e in questo momento è stato aperto e vedi che la catena è rotta. Qualcuno, mm-hmm, che non fa parte dei soliti 6, no, 7, okay, che portano avanti e indietro le cose, ha aperto questa grata con la forza, mm-hmm, quindi probabilmente è dentro, a meno che non sia già uscito. Comunque l'opzione migliore, non abbiamo tempo di far fare la strada lunga che diceva lui. No, oggi è una buona giornata, ho guardato il fondo mentre viaggiavamo e non ho visto neanche un cadavere. Porta fortuna lui, Ti puoi avvicinare un attimo con le fiatte? Come no? Mi appropinco. Piano. Voglio studiare la catena, avevi detto lui. Uh-huh. Si è stato divelto a forze, esploso, scassinato. Non è stato scassinato, è proprio stato spezzato in due. E vedi che uno degli anelli è stato tirato finché non si è spezzato. Okay. Qui qualcuno aveva le braccia parecchio grosse. O una leva. Perché? Un anello? No, credo sia una catena. Sarebbe devi essere un braccio veramente grosso per essere un anello quello. Vabbè. Intanto vi do degli involti che ho fatto con le erbe che ho raccolto, se servono contro il veleno di Scarlet. Ottimo, grazie. Grazie. Uno a testa. Grazie compagno Dal. Lui è il mio secondo. Ho scelto bene. Antidoto. Io ne avevo già uno dalla volta scorsa. Sì. Io ho due antidoti. Sì. Okay. Sai. Lui è meglio che One, mi diceva. Esatto. Va bene. Beh, in mezzo agli scavi. Al di là che qui qualcuno è entrato e non gradito, ma direi di proseguire. Andiamo. E sia. Vi faccio sta strada. Ah no, tu conosci meglio di me. Sì. Però,
Sì, 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 silenzio. Cosa vedo di diverso dal solito entrando nel cunicolo? Allora, entrando nel cunicolo vedi che chi è passato di qua non è passato trascinando roba, perché non ci sono i soliti segni di muschio spostato che lasciate in genere voi quando portate avanti indietro. Le impronte come sono? Le impronte sono di stivali. Ma sono impronte pesanti di un'armatura o impronte leggere? È difficile capirlo in un cunicolo di pietra. Riesci giusto a capire che ci sono le impronte perché si è riformato un po' di muschio sotto, okay. Però non è come nella foresta che vedi quanto è... Quindi non sono topi. Non dovrebbero essere topi perché tutti gli scaven che avete visto erano a piedi scalzi. Forse un gatto. Ma ci sarebbe la classica improntina? No, cocogliisti stivali. Questa qui è... Ero bravo nelle barzellette per prima che mi cacciassero. Forse ti hanno cacciato perché raccontavi queste barzellette. È probabile. Forse. Ecco. Sulla mia nave potrai raccontarle sempre. Ma tanto non ci sarà. Non ci saranno gatti. Ma non ci sono gatti in America. Andiamo a salvare Aldorf? Perché no? Io farei una prova di stealth per cercare di evitare che loro facciano un gran casino. Allora, quindi io ho 5 di agility. No, per il momento la difficoltà è solo 2 perché non c'è nessuno pare che attivamente vi stia cercando e loro non sono particolarmente pesanti a parte il nano. 4, 5. Ma io con 1 di agilità oggi. Sì, però comunque addosso non è che hai. Buono. A parte la chiave che hai addosso. Non è che hai 2 armature o cose simili. 2. 2. Che hanno fatto il massimo che potevano fare. E la vabbè, è andata bene, ha fatto pure la no, ma di... che bene, no? Quel cazzo. Ci sono 4 fallimenti. Cioè. 4 fallimenti. Sì. Io sono riuscito comunque a fare un fallimento, come ti stai. Allora, questo hai fatto di zero, no, questo lo ritiro, dai. Non è successo. Sì, sì, dipende se fa. È successo, due successi. Due, quindi tolgo questo e quello lo ignoriamo. Poi questi si tolgono con questo. Ho fatto comunque quattro vantaggi e una cometa. Beh, dai. Allora, che cosa è successo alla cometa? Non lo ricordo mai. Sì, sì. Puoi farlo valere come successo se vuoi. Se non è neanche un successo, puoi farlo valere come un successo. Beh, preferisco, così ci sono riuscito, punto e basta. I vantaggi sono che... per come è fatto l'ambiente, potremmo... dividerci senza dare comunque troppo nell'occhio, cioè dovessimo non andare tutti assieme ma dovessimo anche dividerci, non è che loro si mettono a fare casino, siamo comunque abbastanza silenziosi. Ok. Ci sono coperture, ok, tra Cutalion e Dal vi orientate abbastanza bene in questi cunicoli e mentre avanzate, soprattutto voi elfi che avete i sensi un po' più fini, sentite un pungente odore metallico di sangue provenire da più avanti. Io cambio, dice, faccio dei segni silenziosi dei guardiavia che voi non capite perché. Oltre a balbettare adesso gli ho preso anche i tic. No, sì. ogni tanto gesticola. Comunque c'è puzza di guai. L'odore. È l'odore di un sacco di gente benedetta da Mor, secondo me. Forse anche gli inquisitori erano a conoscenza di quello che stava succedendo qua sotto. La vita è Mor. Guarda che da qui passano altro che gli inquisitori. Ne passa di gente qui sotto. Ma andiamo avanti. Topi però non sembra. Beh, io sto per conto che stiamo proseguendo il più possibile nascosti verso quella direzione. Ok. Sì. Io seguo loro, quindi sono mezzo nascosto. Anch'io cerco di stare un po' a metà perché sono meno spocchiuso del solito. Si è notato che è il calo di zuccheri. Questo sacchetto, vedi, me lo devo portare dietro se è così. E avanzando ancora nel cunicolo, a un certo punto vedete da dove viene questo odore di sangue. Mm-hmm. E vedete che ci sono 6 guardie imperiali morte. Vi sembra che si siano ammazzate tra di loro? Perché vedete proprio una è morta praticamente piantando la labarda nel corpo di un'altra ed è morta accasciata sulla propria labarda
e due sono chiaramente in un angolo con svariate ferite di spada, e vedete che entrambi sono morti con la spada in mano e tutte e due le spade che hanno sono sporche di sangue. Troppo naturale per essere una ricostruzione, cioè è proprio sì. Una scena di battaglia. E se qualcuno vuole cercare di capire da quanto sono morti, io li perquisisco anche perché voglio capire se hanno qualcosa, qualche messaggio. Non è che cerco le vocali monete d'oro, no? Li perquisisco per in cerca di altro. Prendo anche le monete d'oro, però allora sono guardie imperiali, quindi le monete d'oro scordatevele. Di rame, anche. Le perquisisco comunque. Mentre loro perquisiscono e fanno tutto, io mormo una preghiera a Mor per ognuno di loro e faccio l'estrema unzione. Ok. No, io sì, voglio avete capire. Avete dato la vostra vita per l'impero? Penso cioè, magari hanno, che lo so, una pietra, cosa, una warp pietra, qualcosa addosso. Come questo, aiuto, capito? Io voglio vedere che magari ha preso il controllo di loro. Li controllo bene. Allora, guardando i cadaveri, cercando che cosa hanno addosso, ti rendi conto che uno solo di loro ha delle cose che potrebbero essere interessanti per quello che stai cercando tu, perché è una piccola pergamena. Ma c'è anche dei residui magici per caso? Puoi fare una prova di Magical Sight per vedere di se c'è di Magical Sight. Allora, magico. 6 di intelligenza, 2 e la difficoltà è 4. Magical Sight conto a 2, quindi altri 2 gialli e 4 di difficoltà. Adesso potrei che siete farci a rank 2, potete avere le abilità 4 e un dado fortuna del gruppo. Ok. Aggiungiamo un bianco, se c'è. Allora, 3, 4, 5 negativi, ottimo. Incredibile. 5 negativi, quindi diventerò 4 insuccessi, quindi non c'ero riuscito, però una. E la cometa la devi usare come vantaggio in teoria. Più sì, vabbè, ci rimane questo, una cosa buona, ma ce n'era un altro prima, quindi faccio 3 vantaggi e una cometa. 3 vantaggi e la dimmi parte tu quello che scopro, non posso inventarmi. Cometa. Dimmi tu quello che scopro. Allora, guardando ti sembra che non sia successo nulla di magico qua. Però quando ti avvicini in particolare ai due che si sono impalati con la labarda, hai una brutta sensazione che ti fa rizzare i peli sul collo nonostante tu sia in questo stato di apatia. Però non sapresti dire perché non c'è niente di evidente che abbia causato queste cose. Sembra che abbiano litigato tra loro e si siano uccisi magari per un contrabbando finito male, dato che avete capito per cosa vengono usati questi cunicoli. Però c'è questa brutta sensazione. Beh, guardo la pergamena. La pergamena è un messaggio molto breve, in realtà, scritto a mano da qualcuno che non è abituato a scrivere molto. E c'è scritto, non è in alto gotico imperiale, è in una lingua straniera, comunque è una lingua umana. E fai un tiro di education, capisci che sembra chi slevita. 6, quindi 2 di fortuna, 1 del gruppo. Io ho capito che devo tirare. Che abilità devo tirare? Education. Education 1. Innamorati e pensano sempre a te, c'è scritto. No? È vero, c'è scritto così. E la difficoltà è 2 standard. No, però ho fatto una stella di Sigma anche. Faccio 3 vantaggi e una stella. Beh. Allora, non riesci a capire esattamente che cosa c'è scritto, però un po' di parole di Kislevita le mastichi e capisci il senso generale per quanto breve sia questo messaggio. C'è scritto, ci hanno trovato, troviamoci nel solito posto. Firmato M. Ma queste guardie qui sono tutte comunque vestite da guardia imperiale uguali, quindi cioè... Sì. Però sai anche che nella criminalità non è strano comprare certo delle uniformi certo per farsi passare per guardie. Qualcuno di voi parla, conosce la lingua di Kislev, dico? Posso provare a vedere se la conosco? Puoi provare a vedere se la conosci. Mi pare che il messaggio dica, vi dico quello che ho scoperto. Bianco. Bianco? Sì. Anche io ti aiuto perché comunque sono lì. Sempre 2 e poi uno sì bianco di gruppo. Preso, già preso. La difficoltà è 2. Oh, un successo. C'è una parte dei dadi che non un successo, 2 vantaggi e una cometa. Il bianco di gruppo quando facciamo qualcosa che non sappiamo fare. Si ricaricano sempre. Se è la stessa prova, non possiamo usarlo tutti insieme perché quando l'abbiamo finiti, in teoria, è quando è vuoto si ricarica. Ah, ok.
Quindi se lo, però se a prove separate praticamente ci avevamo sempre un bianco in più. Allora, tu capisci meglio che cosa c'è scritto. L'idea generale era sì, ci hanno trovato, troviamoci nel solito posto. Però effettivamente il messaggio dice: le guardie ci hanno scoperto, troviamoci nel solito posto. Le guardie ci hanno scoperto, troviamoci nel solito posto. Certo, ma magari qualcuno era una guardia vestita da guardia e qualcuno era un criminale vestito da guardia. Dove sono soliti avere segni di riconoscimento i contrabbandieri? Nel portafoglio. Sono soliti non magari qualche marchio o qualcosa. Non è che adesso abbiamo. Sarebbe stupido farsi riconoscere con un segno da contrabbandieri. Tu hai guardato se avevano qualcosa addosso. Non stavo contrabbandando niente. Bevo un po' di tè. Quello che aveva la pergamena. Una cosa intelligente, hai detto: magari qualcuno di loro era un criminale. Magari i criminali che sono stati incarcerati sono marchiati da qualche parte. Infatti, lui ne sta già spogliando uno. Quello che aveva la pergamena. Taglio l'uniforme, con un coltello taglio l'uniforme. E effettivamente io non farei tutto questo, cioè sono comunque un po' più di rispetto per dei contrabbandieri, per i morti. No. Non importa cosa abbiamo fatto in vita. Il contrabbandiere ha avuto il maggiore rispetto, non ne ha avuto. Il maggiore rispetto che possiamo darvi è quello di scoprire come mai sono morti. E continuo a tagliare. Giusto. Io lo guardo attentamente per vedere se ci mette un po' di ricadenza. No, vedi che esatto, vedi, dopo che mi ha detto questa cosa, la mia mano trema sempre un po', ma vedi che cerco nel limite di quelle che sono le mie capacità di farlo. Io intanto metto gli altri in posizioni un po' più rispettose. Ok. Mentre li muovo volevo fare quel famoso tiro di first aid. Intanto fai il tiro di first aid. Vai, volevo dire. Non faccio una linea continua, sennò spariscono. Esatto. La difficoltà è 2. Tu, togliendo l'armatura e strappando l'uniforme che sta sotto, vedi che effettivamente uno di loro, almeno quello che hai spogliato, che aveva la pergamena, ha una specie di tatuaggio inciso addosso. Sembra fatto abbastanza di recente. Ti sembra che sia un corvo? Che cazzo può significare? Devo tirare? Sempre education devo tirare? Non so, dimmi tu. Dimmi che cosa pensi 5, che possa 6, essere? 6. Fai education. Vediamo se ho studiato qualcuno di questi simboli. Questa volta mi è andata meglio. La difficoltà. La difficoltà è 2. Infatti, ma è incredibile che facciamo sempre il massimo. Faccio 4 vantaggi. Madonna, però. Ragazzi. Un corvo o una colomba? 3 vantaggi. Corvo. No, 2 vantaggi è un successo. Ma come facciamo a tirare 2 viola e 12 blu? 2 vantaggi è un successo. È un tatuaggio fatto abbastanza di recente e un po' di fretta. Potrebbe essere una colomba, potrebbe essere un corvo. Non sembra che abbia un ametto in bocca. No, è molto stilizzato. Ok. Com'è fatto? Ad ali aperte, dalla fattura potrebbe sembrare più un corvo che una colomba. Quindi potrebbe essere un simbolo di Mor, che in teoria ha le ali aperte. Potrebbe anche essere un simbolo di Mor. Aspetta, lasciami vedere, compagno Ral. Vantaggi, un successo hai fatto? Allora, sì, guardandolo meglio e avvicinando un po' anche la tua luce magica per illuminare meglio, sembra proprio un corvo, non un pappagallo, una colomba o qualche altro uccello. No, perché la colomba è di sciaglia, quindi. Vabbè, sai, cambia un po'. Non pulveriamo l'occhio. Del corvo hai sentito tante cose, nel senso che è un uccello abbastanza comune nell'impero da essere stato usato per parecchie associazioni più o meno delinquere, per il culto di Mor. È legato in alcuni casi a dei culti del caos, però tantissime cose lo sono. Alcuni contrabbandieri si fanno chiamare i corvi perché aspettano che le barche o i carri abbiano dei problemi e li assalgono, come fanno i corvi con le carcasse. Vabbè. Da come è fatto non ti sembra compagno Rale, una cosa fatta
come potrebbe essere fatta magari da un chierico che si incide il simbolo della propria divinità addosso. Questo è un segno, siamo sulla strada giusta, compagni. Non penso che questo abbia a che fare col tuo dio. Non dire, non, è, non sarà so che un tatuaggio che fare con Mor, fatto te. Da qualche accolito benedetto da Mor, ma... A me sembra più il tatuaggio di un galeotto. Sì, stranamente questo galeotto si è fatto tatuare un corvo, questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Ma oddio, io vorrei capire... Ho detto che questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Beh, la strada giusta ci siamo sicuramente, è qua che dobbiamo andare, in questa anche direzione. Perché è l'unica. Andare, no? Beh, in ogni caso parlare non serve a niente. Andiamo. Prima di procedere, abbiamo fatto due successi e un vantaggio su... Per capire da quanto erano morti. Scusate, l'unica cosa che mi viene da notare è che adesso noi abbiamo disposto i cadaveri in maniera rispettosa e... Come è giusto che sia. Ok, l'unica problematica è che quando arriveranno altre guardie a cercare le guardie che sono sparite, non le troveranno. Queste non sono guardie, non arriverà nessuna guardia a cercarle. Non tutte, ma se hanno combattuto, forse metà di loro erano guardie per davvero, perché sul messaggio c'è scritto le guardie ci hanno trovate. Qualcuno okay? Il lucchetto fuori. Magari qualcuno... Compagno, erano guardie vere, altre non lo erano, ma se ne arrivano altre... Compagno invece... Dal, non importa il lavoro che facevamo solo... in vita, ora sono con Mor. E manderebbero lasciamoli solo... riposare. Ma io pensavo al lavoro che fanno le guardie che sono in vita quando arrivano e vedono questi corpi disposti, quindi non vedono una collutazione, vedono che qualcuno ci è passato. Ma glielo diremo noi quando torneremo. Potrebbero essere incazzati, ma potremmo avere parlare. Beh, abbiamo cose più importanti. Sanno che il mio dovere fa parte anche di questo. Ok. Non sapete quanto hanno dato fastidio per le scene del crimine. Beh, no, in passato. In realtà in effetti hai in effetti hai ragione. È che sono abituato. Sai cosa? Tendo sempre ad agitarmi quando devo spiegare le cose velocemente. L'ha accoltellato. Come fa a dirlo? Ha le mani incrociate sul petto. Esatto. Oh, l'ho spostato io. In alternativa, fratello Larico, se siete d'accordo, il fuoco può risolvere qualsiasi dei nostri problemi. Oh, beh, sono così vicino alla città, diamogli degna sepoltura. Beh, mi sembra giusto. Beh, no, andiamo, d'accordo. Andiamo. Il fuoco è perfetto quando ci sono epidemie di caos un po' più problematiche, ma non voglio... Beh, abbiamo semplicemente... Annoiarvi con discorsi di morti che si rialzano. Siamo inciampati in una colluttazione, non succede niente, d'accordo? Non sono inciampato, si vedeva bene che erano lì. Sì, mi sto versando il tè verde. Per rispondere alla domanda di Barin, invece... Ti pare che siano morti ormai da qualche giorno? Saranno 5-6 giorni che sono qua sotto e nessuno è venuto a cercarli. Quindi una puzza terribile. Non particolarmente, perché comunque state nelle fogne e non è che profumino particolarmente già quindi di loro. Quindi si confonde. O de merda. Senti, o le Aldorf. È un toilette. Una cosa sì, magari a spostarli hai notato che c'era del rigor mortis. Quello sì. Ed è metallo comunque. Beh, no, sento tutto il tipo di record. E passato, tutti hanno il segno di Mor sulla fronte. È passato qualche giorno e dalla quantità e dal tipo di ferite si sono proprio ammazzati tra di loro. Okay. È esattamente come un regolamento di conti. C'è stata una brutta sensazione che riguardava la magia, ma abbiamo fatto soltanto fallimenti perché lui tirava 14 dadi buoni e 2 cattivi, e i 2 dadi cattivi facevano 14 insuccessi. L'importante è che non fallisco le spelle. Dadi non euclidei. Comunque adesso avendoli noi marchiati tutti, siamo tranquilli, ci siamo dentro fino alle orecchie. Ebbene sì, andiamo. Perfetto. Ancora 4-4, stelto, continuo ad andare avanti, cercando di evitare che noi veniamo scoperti da tremendi, bruttissimi ratti. Top. Orrendi. Oh. Proseguite ancora più in profondità nei cunicoli. E la scena che trovate proseguendo più in profondità non è più piacevole di quella che avete trovato nel cunicolo precedente. Come, ho guadagnato 6 favore, per me era piacevole. Figa, vabbè, però l'ho perso subito, quindi. Montagne di cadaveri. Potevi curare lui che ha 3 ferite. Curarmi, per me non è ferito, per me è benedetto da Mor. Cazzo, potevi curarmi con questi favori. Per me sei benedetto da Mor, ho fatto 2 svantaggi. È vero. Quello che trovate nella... Ora mi capisci? Quello che trovate nel cunicolo successivo è ormai da quello che hai... che sa Cutalion e da quanto hai calcolato tu di quanto è grosso il palazzo imperiale, dovreste essere più o meno al
centro del palazzo imperiale. E non c'era neanche una guardia. Non c'era. Cioè, di pattuglia. Che in teoria il cunicolo ci avrebbe almeno un paio di guardie sotto, no? Ma sono le fogne, no? No, oddio. Quindi una delle fogne può entrare nel palazzo imperiale tranquillo? No, le guardie saranno in superficie sul tombino del, del cunicolo. Camminano nelle fogne. Sembra un po' pericoloso uguale. Cazzo, l'ha messo l'imperatore, cioè lui che... cioè, non so... L'imperatore ha delle serie lacune di sicurezza. No, è che è sicuro di sé, è spocchioso, è come tutti gli esseri umani. Più o meno, quindi sotto al centro del palazzo, o perlomeno nel cortile del palazzo, comunque da qualche parte sotto al palazzo dell'imperatore, trovate un altro cadavere. È solo, non ci sono altre persone, altri cadaveri insieme a lui. Han solo. Wow, sempre successo. E non vi sembra nemmeno che sia particolarmente ricco da come è vestito, perché indossa giusto una tunica grigia abbastanza anonima. Non vedete nemmeno però, non sentite la puzza di sangue che c'era nell'altra stanza e non vedete segni di colluttazione all'interno della stanza. Sento magia provenire da lui. Fai una prova di nuovo. 14 blu. La difficoltà è 2. Io la prima da viola, senza che devi sconfiggere. 2 di difficoltà, poi 12 bianchi e 2 viola. Magical Sight, cos'è che ho? 14.000. Ok, stiamo tirando 2 dadi negativi contro 18 positivi. Una cosa del genere. E comunque 3 li fanno. Cazzo, ragazzi. Vabbè, hai fatto 4 successi e 2 vantaggi. Figa. Senti, le so tutte. Qua senti un grosso residuo magico. Nonostante siano passati anche qua, ormai avete visto quanto erano andati i cadaveri nella stanza precedente. Vi sembra che più o meno sia qua dallo stesso tempo. Nonostante sia passata quasi una settimana, c'è ancora una forte traccia magica in questa stanza. Il vento che percepisci provenire negli ultimi afflati che emana questo cadavere è il vento dell'ordine grigio dell'illusione. Cioè, provenivano da lui proprio, no? Sì. Infatti, girandolo e guardando, vi pare che sia morto di terrore. È morto con la bocca spalancata, gli occhi strabuzzati. E... qual è il simbolo dei maghi che fanno parte dell'ordine dell'illusione? Sarà una conoscenza base, immagino, no? Sai che l'ordine grigio è quello che non ha simboli proprio perché tengono molto alla loro segretezza e al essere irriconoscibili nella folla. Tant'è vero che la loro torre non si sa dove sia. Nessuno ha mai visto la torre dei maghi grigi. A parte i maghi grigi. Forse allora, neanche loro, difatti, neanche è disabitata. Girano a caso per la città. Ci hanno mangiato con gli appalti sopra. Perché niente, vabbè, mi avvicino sono lui. Sono uno degli ordini più solitari, per cui anche tra loro. I maghi della morte, no? No, sono i maghi dell'illusione. I maghi della morte sai benissimo dove stanno. Al cimitero insieme. Esatto, ce n'hai uno, te lo tiri dietro. No, lui è un accoglienza. Vabbè, guardo cos'ha nel suo equipaggiamento. Ah, scusa. Non uso il vento del cacchio. Ah, sei un profeta, scusa. No, mi avvicino a lui e dico... probabilmente un confratello dell'ordine grigio. Sento il vento della loro scuola. Anche lui è morto di cause naturali? No. Prova a esaminare il corpo. Guarda quando lo gira volto. Bloccato in una paresi di terrore. Prova a esaminare bene il corpo. Sì. Difficoltà? La difficoltà è 2, non è che sia molto. Oggi è CSI Warhammer. È vero. Eppure riesce a fallire. Come la stella del cazzo. No. Ho 3 vantaggi. Sì. Con i 3 vantaggi trovo qualcosa sul suo corpo, ma non ho idea di cosa sia. È un rattogre, purtroppo. Questa è la stella del cazzo. Era nascosto bene. Trovo qualcosa. Il tifo. Esatto. Trovo qualcosa di utile per capire. Che potrebbe anche essere peggio se calcistico. Trovo qualcosa di utile per capire chi sia. Ma per lui il tifo era un rattore che stava imitando un non ho idea di come sia morto. Penso sia morto di cause naturali. Per lui il tifo è evidente che è morto di cause naturali, no? Chi in un conicolo non rimane.
la posizione è abbastanza naturale, non vedo niente di strano. Magari stava, ma magari stava facendo flessioni e da un po' gli è venuto. E ha battuto la facciata per terra. Certo, certo è che era il suo momento, e lungo estremamente. E mentre lo ungi e tocchi la sua fronte, hai delle visioni terribili che Mor evidentemente ti sta mandando. Degli ultimi... Ah, minchia, così una pazzia? Sì. Cattana. Hai voluto fare una sfera del caos toccando un mago morto. Sì, con ma la sfera del caos è uno su otto. Uno su otto ce la fa. La puoi togliere, non è permanente. Per ora hai queste terribili visioni e vedi gli ultimi istanti di vita di questo mago che... è scappato da delle creature orribili nei cunicoli, probabilmente degli Skaven che lo stavano inseguendo, e arrivato contro questo muro, cercando di buttarlo giù a spallate o cercando di aprirsi una strada con le unghie. Infatti adesso noti che le unghie sono state distrutte alle dita a pezzi. Nell'ultimo suo istante di vita si gira e vedi un tentacolo viola che si allunga verso di lui, lo stritola e lui muore. Però non ci sono segni di questa cosa sul suo più corpo. Cause naturali, direi un po' il contrario, forse cause caotiche. Ho visto qualcosa, un tentacolo, era qualcosa di terribile. Mor era qui presente e non era contento di quello che stava accadendo. Certo, compagno, se non è morto naturalmente l'hanno ammazzato. In effetti il tuo ragionamento da ricco mi fa una piega. Beh, come sono sempre, scusate, ma... Come mai era qua? Controllo le sue... Mor, ti prego, scaccia queste visioni dalla mia mente, ti prego, e prova a farmi Cure Insanity. Vedi? Te l'ho data apposta. Tu non mentre... che ne avrai bisogno, giusto per la cronaca. Non so che sei pazzo, tu sei benedetto da Mor. Mentre guardi che cosa ha addosso il mago grigio... Ti sembra che non abbia addosso nulla, se non dei residui, ma sono piccolissimi e ci fai caso solo perché stai guardando molto attentamente, cercando qualunque indizio. Dei piccoli frammenti di pietra verde brillante addosso. La ricerca della pietra verde era un film. Severità è 3, giusto? Sì. Questa qui. Severità è 3. È indicata sulla carta. Ti prego non stella del caos, ti prego non stella del caos, non ne prendo un'altra. Bellissimo. Me ne tiro 3. Niente, no, stella del caos. Questo era mio, giusto? Sì. 2, 2. 3 successi. 2 e questo. Neanche un vantaggio, però. Beh, però 3 successi. 3 successi. 3 successi. Recupero, curo l'insanità. E lo svantaggio è che però ti becchi comunque uno stress che non fa mai male. Sei proprio così, schioccando le dita, la si è tolta e mi... No, ho pregato Mor, mi sono messo la mano sulla fronte. Ha fatto facepalm. E ha fatto... Esatto, mentre lui... La bula bula. Quindi abbiamo due gang di contrabbandieri che si fanno fuori. Un allegro mago dell'illusione. Guarda le sue mani. Che a questo punto mi verrebbe da dire, ha fatto fare fuori le due gang di contrabbandieri? No, dico guarda le sue mani. È scappato. Ha toccato quella pietra. No, non vedi ha i frammenti verdi sulle sue mani. Guarda. E ti fa notare effettivamente. Senza ci sono... toccare le mani. Non l'ho visto la così visione, e gliele faccio vedere. Ho capito benissimo, ma quindi dall'altra parte cosa c'era? Uno che aveva una pietra più grossa? Ma è stato ucciso da un grosso tentacolo purpureo. Un tentacolo purpureo. No, io non mi intendo di mangiare quello di il calamaro gigante. Il calamaro potrebbe essere la Ilka, se il ti pare così. Chi è quello per del calamaro del caos? Quello un po' più diversa. Mutazioni. Dudici la stessa usando. In realtà Zencia è quello un po' più associato Zencia alle mutazioni. Zencia sì, ma del mutamento, però ci sono tipo ali, becchi, cose. Potrebbe sembrare, una mutazione. In realtà potrebbe essere Nurgle anche, che è quello delle pustole. Credo che sia qualche entità, comunque qualche forza del caos, perché credo che sia difficile che una piovra gigante sia arrivata qui. La mia teoria... E mi guardo intorno. La mia teoria è che... Beh, c'è il cunicolo... Il naviglio. E che lui, desideroso di potere, avesse raccolto questa warp pietra, la quale ha preso il controllo di lui. No, ma e lui è venuto qua per riportarla al suo legittimo proprietario, qualcuno con i tentacoli che tu hai visto. Possibile, ma non credo sia il caso di stare qui a pensare alla storia di cui è quello che mi chiedo, non dovrebbero esserci più
più totopi e meno. Forse sono già nel palazzo, per questo dobbiamo sbrigarci. Ti dico. Quasi come per ordinato. Scusa? Forse è per questo che dobbiamo affrettarci. Per favore. Grazie. Vogliamo proseguire? Sì. Guardo le prove e provo a piegargli le braccia. Fai un po' fatica, senti. Cerca di non toccargli le mani, ti dico, mentre gli stai muovendo le braccia. Ti allunghi le maniche. E lo posiziono. Guardo se ci sono impronte. Guardando così velocemente ti sembra di no, però puoi fare una prova più accurata di osservare. Gruppo, mentre lui fa questa prova, io voglio capire se in questo contesto giallo in cui siamo, la natura in qualche modo ha subito dei mutamenti funesti. Difficoltà? La difficoltà è 2 generico. Compagno, vedo che stai andando a fare le cose e mormoro: Morti, prego, aiutalo nella sua, in quello che vuole fare. Nella sua, quello che vuole fare. Bene, tutto vuoto. No, 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 2 successi. Poco, ma è un vantaggio. Sfiga. Tutto quello che serve. Basta poco, ce l'ho. E in questo successo e vantaggio in questo gioco sono tanti. Infatti, bomba, sì. In questo cunicolo, le uniche impronte che vedi, oltre alle vostre che avete appena fatto, sono quelle di questo mago. Non ci sono segni di altre impronte, non ci sono segni di tentacoli che ha lasciato bava sul cunicolo, non ci sono altri segni. Qualcosa di strano, i segni naturali? Cosa ne so, il muschio che cresce normalmente sulle pareti, piante... Fai una prova di Nature Lore. Molto bene. Allora, io purtroppo sono una cega, quindi probabilmente andrà male, però... Allora... Questo è 1, poi questo è 1, questi sono i 2 cattivi, più 1 bianco, come avete detto, si può usare. Come fai ad avere uno solo verde? Non ce la farò mai, l'ho sostituito di nuovo. Ma anche a sostituirlo, a cosa l'hai sostituito? Io ho due di intelligence, sì, e uno di nature lore. E tutte le volte faccio l'upgrade come se fossi in Star Wars, no. Non ce la faccio. Questo lo devi ritirare. Tirane un altro. Ok. Tirane un altro. Attenzione. Porca pannaggiolina. Oh, 3 successi. Quindi 0. No, perché c'è l'uno anche là. Un successo, un vantaggio. 2 vantaggi. Però ci metti un po'. Sì, ci metti un bel po'. Beh, mi guardo intorno. Tanto lui sta facendo questa cosa accuratamente. Lui ha fatto tutto l'ambaradan da togliersi la maledizione. Io intanto stavo guardando in giro e cercando di capire se c'è qualcosa che mi può suggerire. Se mi può dare degli indizi, soprattutto per oltre che per quello che è successo, la cosa più importante è per quello che stiamo andando a fare, ok? Allora, da quello che vedi in giro e da quello che hai visto nelle altre fogne mentre avete fatto le vostre avventure nei giorni scorsi, non ti sembra di vedere segno di passaggi di Skaven. Okay. Non hanno insozzato le pareti come fanno di solito, non ci sono resti di animali smangiucchiati in giro come fanno di solito, non ci sono cacche di ratto gigante, quelle cose non ci sono. Certo. Guardando però effettivamente i muschi che sono cresciuti in questo cunicolo e analizzandoli un po' più accuratamente, ti sembra che siano vivi ma siano molto malati. Come se qualcosa avesse o risucchiato parte della loro forza vitale o come se li avesse corrotti. Bevo un sorso di tè e ve lo dico. Tutto da valutare la mia tesi. Quale sarebbe? Il fatto che lui fosse venuto qua per consegnare alla Warp Pietra. A chi è dietro tutto ciò? Quindi pare che dovrebbe consegnare una cosa del genere a qualcuno? Beh, ovviamente contro la sua volontà. Qualsiasi cosa magari sia controllato da questa Warp Pietra. Pare che le nostre priorità siano cambiate. No, sono sempre le stesse. Io non vedo segni di Skaven qui. Ma ce ne saranno solo nel palazzo, forse. Forse sono già lì. Sentiresti... Stanno già combattendo con l'imperatore. Magari sentiresti qualche urla in più. Sono già e già uno Skaven è già diventato imperatore, magari. Possibile, è quello che vogliono, no? Beh, sicuramente migliora la razza. L'escavatore. No, non credo. Queste bestemmie e blasfemie siano... consigliate da dire. Beh, noi siamo tra compagni, ma stai attento fuori perché potrebbero prenderla male. Ah, sicuro. Comunque continuiamo nell'esplorazione, però potremmo
non doverci confrontare contro toponi. Magari dobbiamo scontrarci contro qualcosa di diverso. Beh, finora... Voi lo sapete più di me, ma teniamo gli occhi aperti. Finora abbiamo visto di tutto e di più. Quindi... Qualsiasi piaga si cela in queste fogne deve essere distrutta. Voi che siete sicuramente più acculturati di me, la vostra mente è più salda della mia, soprattutto la tua, fratello Alarico. No, parli con me? Sì. Qualora qualcosa cercasse di corrompere i nostri sensi e metterci gli uni contro gli altri. Oh, non ti preoccupare. Quando uno dei miei compagni sta male, io lo so certamente. Benissimo. Guardo lui e proseguo. Cioè, guardo lui non... Ma no, non è che guardo lui dice... Cioè... tacendo questa cosa, guardo lui convinto che la ricordi e ragione, ti aggiungo anche senza fallo. Dico, ma col metallo puoi scommetterci, dico, con la faccia bianca ce la... io annuisco, io penso all'uomo che lui era una volta. E andiamo, andiamo. Benissimo, è una crema pure lui, sta una crema come diceva l'accolito di morte. Proseguiamo fino dal sud. Dove volete proseguire? Per andare verso... Io seguo loro sempre. Verso il Dove il palazzo. Andiamo reale. Sempre verso... Siete sotto al palazzo. Io seguirei... Allora, se ci sono... se siamo a direzione dove i muschi si fanno più rattrappiti... Andiamo in quella direzione. E meno sani, io andrei in quella direzione. Approvo. Vero. Va bene. Perché comunque reagiscono, cioè essendo forme di vita semplicissime, molto probabilmente reagiscono all'influenza in maniera abbastanza lineare. Certo, vai, prosegui per un po' da una parte, scelta più o meno a caso all'inizio, perché... Sì, giusto per vedere il differenziale fra... E dopo una dozzina di metri ti sembra che il muschio stia riprendendo forza e stia tornando normale. Ti vedo pensieroso, compagno da... Qui qualsiasi cosa abbia compromesso il muschio non c'è più, vedi come è verde qui. Dobbiamo tornare indietro. Se lo dici tu, no, dobbiamo salire, secondo me. Non abbiamo il permesso. Oltretutto non avete visto scale che vadano di sopra. Se trovassimo un modo per salire, potremmo avvisare chiunque sia lì che qui sotto è successo qualcosa di grave. Di mandare magari qualche pattuglia. Vabbè, va bene, proviamo a salire. Ma seguiamo la strada, l'intuizione che avevi mi sembrava corretta. Continuiamo a seguirla, se troviamo un modo per salire lo useremo. Altrimenti proveremo le varie strade fino a che Mor non ci darà un segno. Ad esempio un cadavere con un tatuaggio di un corvo. Più segno di così, cacchio. I corridoi sono monodirezionali o hanno intersezioni? No, sono abbastanza grossi e dritti, non hanno molti incroci, sono comunque fogne. Quindi... E abbiamo visto niente verso l'alto, tipo appunto tombi, collegamenti a tombini? No, nei cunicoli che avete seguito fino a questo momento non avete visto scale o tombini o... Quindi scaven. Il peggior casino scale. Era prima. Adesso sì. Ci stiamo allontanando dalla fonte, però abbiamo anche una strada sola da un parte di entrate, quindi proseguiamo. Avere una trivella che potesse spuntare i cieli. Non credere in te, perché io credo in te. E proseguite, ditemi quanto volete proseguire. 10 minuti, mezz'ora. Io direi di andare avanti e indietro finché c'è quella traccia del muschio. E poi, se no, cercare subito un modo, o poi prenderne uno a caso se non c'è un modo per salire. Ok, proseguiamo 5 minuti. Io cerco. Poi, se non si trova niente, cerco un segno. Sto guidando io in realtà. Quindi potete anche dividervi se volete. Beh, non sembra una cazzata. Hai detto tu prima, voi siete coperti. Comunque, è difficile che vi vedano proprio per come è fatto l'ambiente. E questo è il momento in cui chi si separa può attirare l'attenzione di Mor. Come film horror. Dei dettami di Mor in Kislevita antico è Never Split the Party. Io provo in bretoniano. Bretoniano antico, con il manico dell'arpione a battere i muri per sentire se ci sono cavità o cose di questo genere. Sì, fai scaldaggeri, no? Sì, scaldaggeri ci sta. Ok, ce l'ho. Lo aiuto. Perché comunque è una roba da contrabbandieri. Infatti. 4 blu, 1 giallo e 2 viola.
Se è difficoltà base, sì. Ti aiuto? La difficoltà sì è base, perché comunque i muri... I muri sono abbastanza robusti di loro da rendere abbastanza evidente dove eventualmente sono stati scavati. Beh, in realtà... Come età e tre vantaggi. Come età e tre vantaggi. Allora, provando e etichettando un po' in giro, ti rendi conto che qua non ci sono... Non sono stati messi su dei muri finti o cose del genere. Proseguendo anche nei cunicoli più vicini, ti sembra che la situazione sia la medesima. Okay. Tornando però un po' indietro, mentre stai picchettando e ti stai un po' annoiando della questione, stai perdendo un po' il senso di quello che stai facendo, lo stai facendo quasi meccanicamente, a un certo punto senti il piccone passare attraverso il muro, guardi il piccone e è dentro nel muro fino al manico. Ragazzi, ragazzi, hai trovato cutaneo. Beh, guarda tu, c'è un muro, non muro. No, non è rotto, perché se lo tiro fuori, magia, 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 l'arpione torna dalla zia. Metti la mano? Sì. Ci passi attraverso. Oh, hai perso una mano? Mentre loro fanno i giochini, io filo la testa dentro, che se anche buio ci vede. È una delle prime volte che rido perché la mia risata non si stende agli occhi. Proprio... È meccanica anche quella. E entro dentro. Lui ha messo la testa dentro prima che tu entrassi. Okay. E dall'altra parte è buio, in effetti. Ha perso la testa. Tu ci vedi? È un cunicolo molto stretto. Ti sembra che sia stato scavato molto di recente. E che sia stato scavato con attenzione e cura, quindi non da uno scaven. È anche vaccinato. Non prosegue molto a lungo e in fondo ti sembra di vedere una stanza, sembra una camera. Vorrei aguzzare la vista e inoltre notare se ci sono segni di intervento come trappole, mattonella a pressione. La magia intanto. Io entro da osservare... Scaldaggeri. Perché sono cose da ladro. Non è un problema, Arlo. Ti aiuto anch'io. So che ce l'hai, te l'ho data io. Grazie. Ti aiuto anch'io con la visione notturna. La difficoltà è 3. 3. A 0 successi e 0 vantaggi. Benissimo. 0. Secondo me non c'è niente. Come non aver tirato. Io vado di là e per potrei me è completamente buio. Sì, tu che sei umano è completamente compagno buio. Compagno Ral. Beh, io vengo anch'io di là. Cerco... Si sente la mia voce dall'altra parte del muro? Sì. Cerco la magia. Allora aspetta, quindi uno, due, nel robot. Ma sul muro? No, nella, il muro è magico. Superato il muro. È come individuare se stesso. Superato il muro, cerco se c'è magia. Individuare l'ego. Componenti materiali, un piede. Due di difficoltà. Scalzo, sì. Ok. Attenzione. Riuscire ci riesco. Questo lo ritiro. Con esplode. Questo lo ritiro. Due. E una cometa. Due, una cometa, tre vantaggi. Allora. Vantaggi. Quando passi dall'altra parte del muro, blocchi e metti una mano sulla spalla di Alarico prendendolo per la collottola e tirandolo indietro, perché anche se è buio tu riesci a vedere che ci sono delle trappole magiche pronte per il primo che passa inavvertitamente. Non so se ho voglia di fermarlo. No, scherzo. Beh, tu gli metti una mano sopra, poi dici vai. Se vuoi. No, lo fermo, lo fermo. Io tanto mi posso curare. Così. Stai una crema. No, lo fermo, ci mancherebbe. I miei istinti. Oh, compagno, proprio te cercavo, puoi fare luce? Sta indietro. Che in genere di trappole ci sono, occhio. Beh, cosa vedo? Allora, ti sembra, da come sono fatte, sono tutte manifestazioni del vento dell'illusione. Sono trappole pensate per chiudere chi passa inavvertitamente senza pronunciare una parola di controllo
chiudendo la sua mente in un'illusione, probabilmente a tempo indeterminato. Riesco in qualche modo a, non lo so, dissolvere questa magia, fare qualcosa, che non so. Beh, se vuoi provare un counterspell più difficile, lo puoi usare come dispel magic. È più difficile perché tu sei abituato, certo, a fare le reazioni mentre lo stanno facendo. Però, se vuoi posso lanciare una cometa di Sigmar. Ti dico, ci sono delle barriere magiche che proteggono questa zona, delle magie. Beh, sarebbe che colpiranno. Di evitarle. Sì, ma sarà molto difficile. Tenterò di. Ma tu sei il migliore in questo, no? Sono il migliore a distruggere, non a neutralizzare le magie. Distruggile? Non credo che funzioni così, ma ci proverò. Sta indietro e se puoi fare qualcosa un per aiutarmi. Un vecchio amico chiamato Al Camper ti direbbe tutto può bruciare. Scattano anche quegli animali. Scattano quegli animali anche? Non essere così cattivo che con te stesso. Sappia, sei un elfo, dovresti essere orgoglioso. Se è una creatura dotata di un minimo di intelletto, sì. Magari con una medusa, no. Potrebbero. Vado a catturare un gatto. O un cacane. Che poi devi uscire fino a fuori. Non so quanto è di difficile fa fare con questo. Beh, proviamoci. Allora, quindi 6 di intelligenza, 2 bianchi, 1 bianco del comune del gruppo. Aspetta, io mormorò una preghiera a Mor. Quindi 2. Io ti aiuto. Possa Mor guidare i tuoi sensi quindi e la tua bianco, distruzione. Di un bianco, bianco da lui quindi. Anche. E poi uno bianco dal mio pur fortuna. No, okay. Se ti aiuto è anche un altro bianco. Perché quello è un blessing. E la difficoltà è 3. Una quantità di figa. Confido nelle spade doppie. Le ultime parole famose. Il vostro nuovo direttore totale sarà. Allora, questo va via con questi due. Lo svantaggio. Questo va via con questo. Beh, no, beh, dai, è andato. Questo lo ritiro. Quindi sono 3 successi. 4 successi. 4 successi e 2 vantaggi. 5 successi e 2 vantaggi. Riesci a. Voi vedete praticamente solo una specie di fiammata che vedete non lascia segni di bruciatura sulle pareti. Mm-hmm. Per un attimo vedete illuminato il corridoio e la stanza oltre. In realtà ci vedevate tutti al buio tranne loro due, quindi non serve molto. Ed effettivamente in fondo c'è una camera da letto, pare. Ah. Tu bruci completamente gli incantesimi che sono rimasti nel. Questo è il mio modo di dissolvere. Nel cunicolo. Li vedi proprio dissiparsi mentre la tua fiamma li consuma e tornano al vento. Mm-hmm. E li hai cancellati tutti. Entro nel cunicolo. Vai, di meccanico. Con la fiammella? Sì, sì, sì. Lui accende una fiammella per farsi luce, va avanti. Sì, sì, cioè da quando siamo nella fogna comunque ce l'ho sempre accesa. No, però per fare altre cose. Ah, certo, certo, certo. Riaccendi la fiammella, prosegui. E la camera che trovi in fondo ti sembra proprio che sia una camera da letto. È stata costruita abbastanza con cura. Mm. Mm. C'è un bel letto, anche molto comodo, pare. Le coperte sono pesanti e di buona fattura. C'è un armadio con dei libri all'interno, un piccolo tavolino con delle pergamene sopra. Vabbè, controllo tutto. È una camera da letto di un mago. Controllo tutto. Controlli tutto, allora i tomi sono. Me la prendo comoda, vedete, cioè proprio inizio a sfogliare anche un attimo i tomi. I tomi che sono all'interno dell'armadio, vedi che sono quasi tutti. Non sono dei romanzi, cioè non sono dei libri di magia, sono dei romanzi. Alcuni sono nuovi, alcuni sono delle vecchie edizioni di poemi epici classici. Mentre le pergamene che ci sono di sul. Di chi parlano questi romanzi, per curiosità? Di qualche. Cioè. No, sono romanzi di vario genere. Alcuni parlano di eroi. Del passato, alcuni parlano della vita di Sigmar. Sono comunque romanzi, diciamo, conosciuti nell'impero. Non sono tipo il romanzo di, che non so, di Nargol. No. Sono romanzi che potresti trovare in superficie ad Aldorf nei quanti negozi. Quanti saranno più o meno numericamente? Una dozzina. Un po' ne prendo.
Le pergamene invece che sono appoggiate sul tavolo, alcune sono appunti di incantesimi che probabilmente questa persona stava sviluppando, non sono completati e a te dicono poco, certo, perché certo, non sapresti le da dove iniziare. Ci sono un paio di disegni, ti sembra che siano non un diario perché sono delle pergamene buttate a caso sulla scrivania, ma che siano state fatte con quell'intento, quindi di appuntarsi qualche cosa da ricordarsi. E in particolare uno di questi è il disegno di una pietra, una muta pietra. Un altro dei disegni che trovi arrotolati sul tavolo invece è un gigantesco tentacolo che appare da una specie di portale, pare, o comunque dal nulla a mezz'aria. Davanti al tentacolo c'è una persona inerme stesa per terra che si para con le mani dal tentacolo senza un grande successo. Vabbè, ti faccio vedere subito quel disegno quando lo trovo. E l'ultimo foglio, capisci che sono gli appunti che precedono gli appunti per realizzare un incantesimo. Sono le idee che gli erano venute di possibili incantesimi da sviluppare. Uno di questi era un incantesimo per convincere i migliori amici ad ammazzarsi tra di loro. Ah, eccolo qua. Va bene. Quindi vabbè, io prendo incantesimi tutto. E poi c'è rimasto. Potrebbe essere ancora vivo questo mago. O forse probabilmente era quello che casualmente è stato ucciso proprio da un tentacolo. Ma se invece quello là fosse una cavia? Era palesemente un mago grigio quello. Aveva il vento. Ho capito che era un mago grigio, ma perché non ci sono altri maghi nel mondo? Beh, è difficile che un mago grigio che probabilmente non appartiene più all'ordine abiti in queste fogne, che ce ne siano. Questo mago pare che si sia stabilito per parecchio tempo qui, si è avuto tempo di preparare tutto questo. Riesco. Sia che fosse lo stesso o no, è comunque una cosa che bisognerebbe fare attenzione. Sicuramente è una roba che dovrò denunciare al suo ordine. Per quello c'è, una cosa. Non sapresti come fare perché non sai dove siano. Lo denuncerò. Guarda, c'è una cosa che mi lascia perplesso, però. Mm-hmm. Cioè, se questo mago è così furbo, per quale ragione si terrorizza per quello che sa uscire dall'incantesimo che lui produce? Cioè, lui il tentacolo l'ha disegnato. In effetti. Quindi non può rimanere terrorizzato da quello che sa uscire dal portale. Per quale ragione un mago dovrebbe disegnare una muta pietra e un probabilmente la vicinanza con questa pietra l'ha corrotto e l'ha fatto impazzire. E se fosse un altro mago che stava sperimentando con la muta pietra per fare io sono d'accordo con il compagno Larico. Potrebbe essere, se fosse così probabilmente il mago tornerà qua, quindi non potrebbe restarci, potrebbe essere una buona idea quello di aspettarlo qua. È possibile che abbia utilizzato troppo provando a tingere la muta pietra e quindi alla fine sia rimasto vittima dei suoi stessi incantesimi. Riesco a capire in qualche modo se la magia che c'era sul corpo di quel mago è la stessa magia che c'è in questa stanza? Cioè, non so, come se avessi l'ho fatto, l'odore di quel mago è l'odore del mago che c'era qua? È molto difficile anche perché è un tipo di magia che non conosco. Che non conosci. Però puoi provare. Magical Sight, quindi due. Difficoltà, dimmi tu. Allora, la difficoltà normale sarebbe... Uno del pool generico. No, sarebbe tre. In più, l'ordine grigio rispetto a te è praticamente opposto, quindi... No, prendi un nero. Non ci riesco. Questo... No, aspetta, il giallo lo devi tirare. Questi due. Allora, quindi qua sono due insuccessi. Il giallo è da ritirare, però. Due vantaggi, tre vantaggi, quattro vantaggi, cinque vantaggi. Vantaggi ne faccio sempre. Vantaggi ne hai fatti un sacco. Ritirare di nuovo... Tre. Un successo e 5 vantaggi. C'è anche questo. Una strada del caos. Due successi. 5 vantaggi e una strada del caos. Ok, non l'avevo vista da qua. Allora, sì, la magia che ha celato questo
questo posto e i residui di magia che vedi all'interno della stanza, che sono molto molto deboli, ti sembra che abbiano la stessa sfumatura di grigio che hai visto nella stanza precedente. Metallissimo. Due sfumature. Io mi aspetto già che da un momento all'altro arrivi un sodomizzatore. Dico... No, da un momento all'altro non succeda niente. Esatto. Esatto. Vabbè, ve lo dico testualmente proprio quello che mi ha detto lui. E provando a seguire la scia che rimane del vento dell'ordine grigio, vedi anche che adesso ci fai più caso. Da qua lui è uscito, è arrivato fino all'ingresso, perché vedi che la scia va prima in quella direzione. Lì è successo qualcosa di brutto, dove sono morte le altre persone. È stato lanciato un altro incantesimo, ma è stato lanciato di fretta, e poi lui è tornato indietro ed è morto in fondo al cunicolo dove l'avete trovato. Va bene. E mentre anche tu stai riseguendo la scia per tornare ed essere sicuro che non ci siano altre deviazioni, sentite un po' in lontananza. Da questa stanza non c'erano altre uscite? No. Un po' in lontananza sentite i passi pesanti di uomini in armatura che si stanno avvicinando. Va bene, inizio a caricare il potere. Che siano le guardie. Chiunque sia, lo affronteremo con le parole o con la spada. Beh, se sono guardie, perché io invece li affronto, nascondendo. Sembra un'ottima idea. Forse è meglio se vado a parlare con loro. Beh, io resto dietro al... Il muro è dissolto o c'è sempre il muro illusorio? Il muro è lì. E allora io direi che rimaniamo dietro il muro. Le trappole le ha dissolte? Ma un po'. Quindi io mi nascondo non dietro il muro, perché voglio poterli vedere per poterli puntare e mirare. Io invece vado al muro e mi metto d'accordo con lui su tipo un verso da fare se c'è bisogno di uscire e fare qualcosa di aggressivo. Che? O altrimenti di parlare. Esatto, il verso di Mola, esatto. Auga! Auga! Vai, nasconditi. Ah, ok, allora. Possa nessuno guardare le tue tracce, nemmeno Mor. È un bianco in più. Manco Mor, ok. Fuori dal combattimento potete decidere quante cose di stance. Sì, però io ho al massimo 3, quindi. Però poi quando inizia il combattimento parti neutrale. Quando inizia il combattimento parti neutrale. E devi spostarti. Add one cosa to stealth checks. Io non mi ricordo mai di avere queste cose. E in più ho 3. Difficoltà? La difficoltà è la loro. Non è possibile. Cosa? 3 gialli. Come no? A meno che tu non aggiungi giallo ad altre cose, non puoi avere. No, tre. Puoi avere massimo 2. Massimo 2. Posso avere massimo 2? Perché posso avere? Perché sei di rank 2. Allora ho dei punti da spendere. Un punto in più. Molto bene. La difficoltà è la loro disciplina, quindi è 2 più 2. 2 viola e 2 neri. Ostia. Ok. Pensa peraltro che. Vabbè, niente. Wow, ho fatto un cazzo. No, no, hai fatto un sacco di successi. Fatto robe negative. Ah, no, è vero, è vero. Vale. Tutti i successi. Non hai fatto un cazzo, tranne 3 successi e un montaggio. È vero. È una merda, però. sì. È un gran peccato. Ok. Tu ti nascondi più o meno in fondo al cunicolo. Oltretutto, a meno che non siano anche loro elfi, non stanno portando un faro nella notte. Hanno certo. Una torcia. Il primo avrà una torcia, quindi sei abbastanza nascosto già solo andando un po' più in profondità nel cunicolo. Io ho incanalato potere, voglio caricarmi. Era questo, toglio 2 di questi. Questo lo ritiro. Lo ritiro di nuovo. Quindi diventa così. 3 successi, 4 successi. Uno svantaggio. 4 successi e una cometa. Una cometa. E una cometa. Ottimo. Allora, con 4 successi vado al massimo. Ok. Tu vedi entrare con passo abbastanza pesante. Sono guardie, ma non sono guardie imperiali. Ti sembrano le guardie di qualche nobile. Ok, guardie private. Guardie private. Ricordati che ogni round ne perdi uno. Sono guardie private e arrivano. Si guardano un attimo intorno, non vedono nessuno perché tu ti sei nascosto, gli altri beh, sono c'è dietro... il cadavere del tizio, no? Sì, ma ah, okay. Voi siete persone, sì, no, non noi, vedono sì, nessuno. Okay. Arrivano al cadavere,
Due di loro si avvicinano, lo prendono e lo portano via. Sì, sì, io esco dal tunnel. Ah, ok, allora. Ok, allora iniziativa. No, aspetta, invece dal tunnel non parla, lo attaccano subito. Esco dal tunnel e dico, fermi tutti. No, dato che lui ha il potere che si consuma, ah, okay, anche se lui passa un round a parlare, perde un potere, quindi tiriamo l'iniziativa e poi vediamo. Loro tirano tre dadi. Quindi era agility. Agility secca, giusto? Agility secca. Che merda. Ma io ho due gialli, ho due bianchi a iniziativa. Di uno. 1, 2, 3, 4, 5. Sono solo blu o la stanza? Vale, no, marca, sono solo blu. Due successi. Talento inutile. È la seconda volta che è totalmente inutile. C'è un talento che in iniziativa converte tutti i vantaggi in successi. Due vantaggi. Sì, mai fatto un vantaggio. Chiaro. 1, 2, 3, 4, 5 e due bianchi. Io ho uno. Quindi avrò uno. E due bianchi determinati da... Waywatcher, your combat initiative checks gain due bianchi. Nice. 1, 2, 3 successi, 2 vantaggi. Ah, che pirla, scusate, posso tirare anche due bianchi? Perché io ho riflessi da gatto. Tutti i tiri di agilità mi vale un più 2. Scusate, Vai. Quindi io ho fatto 2 successi. 3 successi. 2 vantaggi, scusa, un vantaggio e 3 sì, un successo e 3 vantaggi. Cazzo, Maronna. Ogni tiro di dexterity, di agility, devi tapparla però. Sì, sì, un successo e 2 vantaggi. Che è bomba, però quindi un successo e 2 vantaggi. Perfetto, sì, siete sì, tutti sì. Voi prima di loro. Decidete voi che ordine. Beh, io se parla cambio solo un talento per adesso. Io preparo l'azione, dato che dovrei essere addirittura il primo, io preparo l'azione per parto in una stance conservativa, difensiva il più possibile e alla prima manifestazione apertamente ostile di qualcuno di questi qua, io tiro. Anch'io vado in stance conservativa. Va bene, io invece esco in stance ultra offensiva. Te, stronzo, dito! A volo! Pezzi in me! Niente, dico, in nome di Sigmar e dell'impero, identificatevi. E dopo aver fatto questa cosa, lancio subito un incantesimo, perché non si sa mai come vanno a finire le cose. Giusto. Evoco lo scudo di fuoco davanti a me. Quindi... Cioè, proprio per farvi vedere che sono pronto a combattere. Spendo 6 punti. Tu sei... Ti sei mosso? Ti sei mosso di stance? No, io mi muovo la mia. Niente, allora io diciamo mi allora muovo e parlo e lancio l'incantesimo. Basta, non cambio quindi la stance. Quindi niente stance. Ne resto uno. Giusto, quindi questi via. E... Ne perdevi uno poi all'inizio del round. No, alla fine del round. No, all'inizio del round. No, non posso mai averne se ne perdo uno. Non posso mai averne. Certo, 12. Tu lo fai e ce ne hai 12. Poi se il round dopo, se sei troppo, ne perdi giusto, quindi un altro in meno. 3, 2, 4, 6, 7, giusto, questo mi costa. E lanci lo scudo. No, scusami, questo mi costa 4, non 6, quindi ne ho 2 in più. Quindi io sono qua adesso. Lo scudo dei venti di Akshi. Ashik. Che tra l'altro il mio cliente indiano si chiama Ashik. Akshi. Cioè, quindi tu esci e cosa dici? Io dico, in nome di Sigmar dell'impero, identificatevi. Wow! Ok, ci sta. Così. Ah, i maghi della battaglia. Quella formula questo, inutile. Due di Spellcraft, uno bianco, uno di Spell di Rancuno e uno di due gialli qua. È un po' è la sua versione di fermi, nome Sigma, Fing. Esatto. Aspetta, esatto. Allora, due gialli per Spellcraft. Un po' più aggressiva, però. Ne uso uno anche fortuna mio. Ok. Quindi per uno solo rimane fortuna mio. Un po' come il pugno fiammante in Baldur's Gate, che prima ti spezza la schiena e poi ti chiede che cosa ci fate. Vabbè, c'hai un vantaggio in realtà, uno svantaggio che però c'è la cometa, quindi se vuoi... Quindi faccio 3 successi, uno svantaggio e una cometa. Allora, con 3 successi parte lo spell, in più aggiungo 2 al coso di ricarica. Ok. Uno svantaggio non mi fa niente. No, uno svantaggio fa. Lo annullo. Non guardiamo le carte. Ok. Ma nelle mie robe è meglio che guardiamo le carte in realtà, perché sono molto... No, le carte le guardi solamente se sono molto situazionali. Lo so, però è noioso poi da ascoltare. Quindi diventano 6, 2, 4, 6. Però è una merda. Anche io so che se faccio 2 vantaggi tutti recuperano tipo 3 stress. Poi si può fare, narri un po', però si può fare. Sta anche a Barin prima di loro. Io mi monto con scudo e pistola e aspetto, che tanto devo vedere come reagiscono.
Anzi, guarda, sai cosa faccio anche? Prendo uno stress. Cioè, uno stress, una fatica. Bisogna di andare più offensivo. Mi devi accendere. Ma giusto per chiarire, la stance all'inizio del combattimento, se io mi sono tenuto neutrale, a parte neutra, no. Quindi io mi sono spostato. No, puoi partire già di uno spostato. Ah, quindi ero a due, ok, perfetto. Anch'io. Loro si guardano un attimo, i due che stavano portando via il cadavere continuano a portare via il cadavere e gli altri due che erano con loro si mettono davanti per fare da scudo. Vi guardano e gli dicono: no, guardano su lui. Sì, guardano lui e gli dicono: identificati tu. Il mio nome è Ral, mago dell'ordine radioso. Bene, noi non ci siamo mai visti allora, mago. Voi avete a che fare, conoscevate questo mago? No, noi siamo qui per essere sicuri che non succeda nulla all'imperatore. Io che sono lì. Allora non avrete nulla in contrario. Posso fare una se prova di insight? Qua e chiameremo gli inquisitori. Cos'è? Tipo intuition. Allora, è una prova di intuizione contro il loro discipline. La loro disciplina è due viola e due neri. Posso fare uno stunt? Dimmi come. Voglio, invece di intelligenza e intuizione, loro hanno detto siamo qui per proteggere l'imperatore. Io voglio vedere con... no, non c'entra un cazzo. Non lo faccio. In realtà era troppo contorto. Spado. Difficoltà hai detto? 2 e 2. Sta minchia. Spendo un punto fortuna mio. Attenzione. Un successo! Liscio proprio. Pulito, pulito, tec. Pulito. Tac. Tac. Allora. Io ho avuto a fare con contrabbandieri. Mi sembra più la cazzata tipo non romperci i coglioni e noi lo portiamo via perché stiamo facendo cose nostre. O sembrano sinceri in quello per l'imperatore? Non sono così ferventi da essere qua solo per l'imperatore. Non sono nemmeno qua per tirare solo supercazzole, nel senso che non ti stanno dicendo una prima cosa che gli viene in mente. Ma adesso sono dei mercenari. A chi sta? È possibile che siano dei mercenari e che stiano facendo questo, magari anche perché qualche nobile gli ha detto fatelo per farmi bello con l'imperatore, quindi alla lunga è anche vero. A che non chi è sta? Il a qualcuno di voi. Ok, vado io che con una manovra cambio un talento. Poi mi esco. Sì, hai fatto la tua azione perché hai già fatto lo stunt. No, non l'ho fatto. Sì, beh, hai fatto quella l'azione. Intuizione. Vabbè, quella quando l'ha detto lui, non capito che stava mentendo. Capito? È un'azione. Vabbè, ok. È sempre stato così, Anche in Guerra Stellare abbiamo sempre fatto così. Sulle reazioni mica tanto. Cioè, perché se uno mi dice una cosa e io voglio provare a capire se sta mentendo senza stare lì a analizzarle e seguire le sue parole... Un po' strano, situazione, vabbè, comunque posso parlare, posso uscire e sì, parlare. Puoi prendere, così. Puoi anche prenderti uno stress e fare tutto il resto che vuoi. No, no, voglio uscire e dirgli, salve, noi siamo qui per conto di Mor. E tu da dove cazzo sei arrivato? Si guardano in giro e tirano fuori le spade che fino a quel momento non avevano tirato fuori. Io non lo farei se fossi in voi, perché Mor in questo momento sta guardando attentamente in questo posto. Diteci perché siete qui. E potete continuare con il vostro lavoro per l'imperatore. Qualcun altro vuole fare altro nel frattempo? Io, come ho detto, aspetto. Tanto io non perdo più punti, quindi possiamo dove parlare si... veramente. Cioè, certo che perdi punti. Ah, no. Perdi punti. Claudio, certo, scusami, no, rispetto... Ah, ok. Li guadagni. Noi che veniamo dal muro invisibile. Siamo dietro Ral... Poi c'è il suo muro di fuoco e poi ci sono... Il muro di fuoco è solo intorno a lui una sì, fiammella. Okay. Gli armigeri sono oltre lui, sono però. Lontani. Quindi se dovessi misurare distanza, due token? No, uno. Uno? Non sono così lontani. Io faccio vedere il simbolo comunque. Io riesco a vederli, a sentirli veramente? Sentirli sì, vedere finché stai dentro al cunicolo, dietro al muro, no, dovresti uscire. Ma un occhino così... È un muro a forma di testa. Io mi rivolgo agli armigeri e dico: abbiamo forti sospetti
nel considerare un'influenza caotica nei confronti di questo mago. Pendono gravi accuse su di lui. Non posso permettervi di portare via il cadavere così. E noi non possiamo permetterci che qualcuno che potrebbe essere macchiato della stessa corruzione ci impedisca di riportare questo cadavere a chi di dovere. Nessuno Dopotutto, vuole impedirvelo. Tutti i maghi tendono alla corruzione, che lo vogliano oppure no. Non è così? Facciamo così. Aspettiamo tutti qua. Uno dei miei compagni è già andato ad avvertire l'inquisitore. A breve arriveranno. E i nostri compagni sono già andati a riportare il cadavere a chi di dovere. No, è Lucan. No, vi ho detto che due lo stavano trascinando fuori. Ma lui e gli è andato altri fuori per fermarli. Non abbiamo nessuno di noi ha capito che se lo sono portato. Sì, no, anche io non avevo capito che se l'hanno portato. Io vi ho detto. Se no sparava lui, probabilmente. Sì, subito, io vi ho detto. Lo due continuano a portarlo via e due si mettono davanti a fare da scudo a quelli dietro. Più chiaro di così non so che cosa dire. Io li attacco. Io non avevo capito, ma... Io pensavo si fossero fermati a parlare con lui. Se lui dice questa... Scusami, permetto, faccio un piccolissimo rollback. Beh, noi tre eravamo gli unici che vedevamo. Anch'io dovrei vederli se vengono a prendere il cadavere. Tu eri dietro. No, l'hanno fatto loro, si sono avvicinati, due hanno preso il cadavere. La stanza non era lì nella camera. Esatto, due l'hanno preso. Noi eravamo nascosti, lui è uscito con le fiamme e mi sa che non abbiamo capito che lo stavano portando via, quindi secondo me l'avremmo fermato subito. Se posso, proprio appena vedo che stanno portando via il cadavere, dico: non posso permettervelo, fermatevi, se non si fermano. Okay. E allora attacca. Loro non è che sono già andati. No, certo. No, no, no. Se non si sono fermati quando lui gli ha detto fermati, no, allora iniziamo. Allora, Infatti io stavo per dire, se continuano ad allontanarsi, che gli avrei lanciato una freccia. Io mi fermerei fossi in ma davanti. Incanalo potere e sparo in un unico turno. E posso incanalare potere, sparare, in più andare di un offensivo anche, sì? Sì, perché quella è una manovra. Ok, allora, quindi vado a 3 offensivo. Per incanalare potere sono 5 della caratteristica. 2 dadi fortuna che ho in willpower. Un dado fortuna del gruppo. E 3 viola. E se vuoi puoi cambiare 3 sì, di questi. 3 viola perché se fai tutte e due in un round... Lo in più sul tuo incanalare lo potere fai? C'è qualche simbolo? Sì, sì, ce n'è uno. Quindi e quindi un altro viola. Allora, quindi 4. Sono 4 viola. Perché 4? Perché se perché fai due azioni... Base, più quello, più perché stai incanalando. Lo faccio. Se vuoi, questi sono 3 rossi in distance. Anche un viola. Ho fatto arrivare a 3 distance, tipo il primo round. Eh no, perché le due partite, mi sono beccato la sfiga. Okay. E 4 viola. Te ne manca uno. C'è un rosso di troppo, però, mi sa. Sì. No, c'è un blu di troppo. No, c'è un rosso di troppo. Quindi sono 5 di troppo. Oh, la madonna. Va bene. Buona. Questi qua vanno via. Questo va via. Mi becco questo. Una fatica fisica. No, una fatica mentale. Stress. E lo spell entra comunque. Sono uno svantaggio, 2 successi. Ok. No, l'incanalare, scusa. È incanalato. Quindi un vantaggio. No. 2 svantaggi, mi becco una ferita. Uno svantaggio, due niente. 2 successi, prendo 4 punti. Ce li hai. Ce li ho. Molto e, bene. E lancio il mio nuovo incantesimo, Great Fire of Uzuhul. Spendo 5 punti per utilizzarlo. No, prima devi fare il tiro, perché se fallisci ne tiri uno solo, ne spendi uno solo. Allora, quindi sono. Aspetta. 6 viola, 6 blu. Si esplodono le fuoche. Che diventano 3 blu e 3 rossi. Esatto. 2 gialli. Si accende. Di intelligenza. Quelli sono bianchi? Sì. 2 bianchi, scusami, di fortuna. 1 bianco dell'apprendista. 1 bianco. No, è di rank 2 quella che stai lanciando. Giusto. 1 bianco del pool comune. Lo raccoglierò dopo. Cosa devo aggiungere d'altro? Ah, e la difficoltà che 3. Sono 3 viola 4 no 3 no. Solo su incanalare no, no su tutti e due sì mi pare proprio così. Guardo io intanto dove tirare. Ce l'ho qua è solo su dimenticavo spellcraft quindi 2 gialli perché l'incantesimo spellcraft su channeling devo tirarne anche 2 gialli che mi sono dimenticato. Fa nulla, vado. E lo guardate dopo? Massimo ci aggiungiamo dopo. Bella cacata. Allora, 3 iazze.
Quindi 1, 2, 3. Ah no, è andata bene. È entrato. I vantaggi? 3 successi e 3 svantaggi. Sì, I rossi sono così. Allora, con 3 successi. Sì, c'è un viola in più. No, sì, scusa, è solo sull'incanalare. Il viola. Va bene, fa niente, comunque... 3 successi e 3 svantaggi? 3 successi vuol dire che l'incantesimo entra normalmente e infligge 6 più intelligenza danni. Con gli svantaggi, con uno svantaggio, soffro uno stress e una fatica. No, dai. Quindi 6 più intelligenza sono 6 più 5 più 6, 12. 12. 12 danni spendendo 5 punti. Ne bruci completamente uno. Uno di quelli che stanno portando via cadaveri, immagino. Sì, e ne spendo altri 4 con il coso del mio ordine. Per ogni punto che spendo faccio un danno in più. Quindi in totale li faccio altri 4 danni. Quindi 6 più 4, 10, più 6, 16 danni. Ciao. Lo bruci tantissimo. Lo atomizzi. No, scusami. Niente. È morto tanto. Continua a insistere. Ma sempre beccarne, morto. Non posso beccarne 2? No. Fermatevi! Allora, 4 punti. Ma vedrei che ormai li hai spesi. Fermatevi! Sta a tutti voi. Come mi sembrano? Se ti sembra che il tizio sta cercando di andarsene sempre col cadavere o si sono fermati spaventati? Non hanno ancora avuto tempo neanche di reagire in realtà, perché è successo in questo istante. Faccio, non è questo il momento! Fermatevi prima che altri vadano a mor! Nel frattempo voi fermateli! E faccio... in inglese non mi viene mai... Expelliarmus. No, perché è exploit, però non so se in inglese sarà sempre sfruttare, exploit. Opening. Devo fare una prova di leadership. Con un nero di difficoltà. Contro? Niente. Perché è per ispirare i miei compagni. Quindi comunque due viola. Sì. 5, 2, vado in una conservative... Prendo 3 bianchi. Bello, sono questo, mi piace. Più il bianco del gruppo. Hai atomizzato una persona. Sì, infatti. Non c'è più neanche i suoi atomi. Tutto a posto. Se facevo, se facevo un vantaggio colpiva ad area. Però ci sono due moncherini. Maia. Due svantaggi che se ne vanno via con quello. Due successi. Un vantaggio, no, due successi e un vantaggio sono i due successi, due alleati, quindi te e lui, perché te ancora non ti conosco. Gli elfi hanno una manovra gratis adesso, se vuoi stanzizzare. E esatto. Con il vantaggio puoi già uscire direttamente. E con il vantaggio gli do al tutto proprio mentre lo dico. E se loro si muovono, escono. Se loro escono, è un po' intimidatorio. Ok. E con la mia manovra vado in stealth. Chi vuole agire adesso? Io non esco. La free maneuver? Cosa fa? Mi sono messo in stealth conservativa completa. Anch'io. Io non esco. Semplicemente gambizzo. Gambizzare è sempre un modo carino per dire non andartene. Quantomeno non veloce, anche se tu volessi farlo. Okay. Quindi quello che voglio fare è colpire. Roger di arma letale. Sparo le gambe. Esatto. Così poi lo posso interrogare. Esatto. A uno dei due che sta trascinando il cadavere. All'unico che sta trascinando il cadavere, l'altro è un altro di cenere, esatto. Di fianco. Una buccia uso bullseye. Uso bullseye che ha il prerequisito che il che come si dice che il bersaglio non possa vedermi. Rispondo con Daredevil. Molto bene. Ah, così proprio. Allora. In maniera ignorante. E non può vedermi, in effetti, se ci pensi, quindi è perfetto. Allora. Vista cieca. Al sonar. Allora, vediamo io. Al sorna. 1, 2, 3. Quello era Tain. 1, 2, 3. Un momento per chiudere la sessione. 4, 5, 1. Nel frattempo vi ricordo. Sabato venite a Torino, via Locana 29C, salotto Campidoglio, Torino, ad ascoltare Clotos Live. Fatelo. La difficoltà è una prova contro cosa? No, non è difficile. È un attacco. Ascoltare. Ah, è un attacco. Infatti sto dicendo la difficoltà. Non è difficile ascoltare. Ok.
ho detto la difficoltà a fine di turno. La difficoltà è 2 più loro hanno uno di armatura, quindi un nero. Ok. Allora, vediamo. Allora, questi sono due che se ne vanno con questi. Ho fatto 2 successi e 4 vantaggi. Due successi. Guarda anche quanto è di critico la tua arma. 5 vantaggi. 3 di critico. Volendo puoi fare il critico. Allora, non soltanto, perché con Bullseye quello che succede è che con due successi io prendo tre carte, pesco tre carte critico e scelgo quale infliggergli. E lui non sa da dove sono, da dove è arrivata la freccia, e ha due neri se vuole capire dove sono. Top, pesca le prime tre. Grazie. Detto oltre a questo, posso fare critico? Eh sì, con i vantaggi. Allora gli faccio due critici. E altro critico? Allora, se il tuo personaggio non fa affidamento a potere o favore, soffre una fatica quando questa ferita viene presa. Mm. Altrimenti generi un favore o un potere in meno ogni volta che generi favore o potere. Benissimo. Se lo fanno noi... Benissimo. Me lo tolgo. Inoltre... Questa è una crema invece. Buono, fai felicità. Inoltre, aggiunge un nero a tutti i check su agility e... Al di là di tutto, in termini puramente narrativi, dal nulla è arrivata una freccia che gli ha passato la gamba esattamente sul nervo, è completamente immobilizzata, questa è la penalità su agility, non sa dove sia arrivata, si guarda attorno e non c'è nessuno. Ok? E si sente una voce sommessa, che non si capisce bene dove stia arrivando a causa degli echi, che dice fa, lascia stare. E tra l'altro proprio mentre io gli ho detto venite avanti, fermateli, gambizzato, se non è intimidatorio quello. Che ho provato anche a dire la cosa figa ma non ce la faccio. Cutalion e Barin, per me è più creepy. Vuoi balbettare dalle ombre? Può ritardare l'azione? Allora aspetto, io mi preparo. Usi una manovra per farlo, quindi poi hai una manovra in meno, o per fare la manovra ti prendi uno stress. Poi nel mio turno ho una manovra. Allora tu, nel tuo turno hai sempre una manovra e un'azione. Puoi fare una seconda manovra prendendo stress. Per ritardare l'azione devi sacrificare una di queste manovre. Ok, prendo uno stress per fare... Per adesso prepari l'azione a cosa? E non ti costa stress. Alla reazione loro, se si avvicinano per attaccare... Adesso non ti costa stress. Poi quando agiscono loro tu hai un'azione. Se vuoi fare un'altra manovra per avvicinarti ti prendi una fatica. No, tanto devo stare fermo dove sono, proprio... Manovra è uscire dal muro invisibile, cioè fare un passo. Ma quella la fai quando si attiva il tuo evento. Ok. Cutalion. Ok, io esco dal muro di fronte all'altro trasportatore di cadavere. Sono in fondo alla stanza. Quindi sono dalla parte opposta rispetto a me, sì, ci sono due in mezzo. Due davanti, sì, che stanno bloccando. Va bene, allora vado a menare quelli davanti. Comunque è uno il trasportatore di cadavere, se ho capito bene. Sì, l'altro in realtà sono due, se uno è cenere. Erano due, ma uno è stato incenerito. Da e l'altro è zoppo. E l'altro ha una freccia... Probabilmente a vita. Che l'ha trapassato e gli ha reciso un tendine, quindi sarà zoppo. Si stanno cagando un po' addosso questi, Non hanno ancora avuto modo di reagire. Non hanno ancora capito che cavolo dovevano fortuna fare. Fortuna che sono buono, se no partivo. Se boh, c'era uno Torino è bruciato. Attacco uno dei due che fanno scudo. Ok. Quindi tacca. Allora uso beatback. Non ci deve guardare. Quindi weapon skill contro la difesa. La loro difesa è questa. Quale che stai usando? Weapon beatback. Skill, che cosa, quanti dadi hai? Allora, weapon skill è allenato, è di forza 4, quindi 4 blu più 1 giallo, però ho stance 3, io farei 3 verdi al posto di 3 blu e 1 blu. Ah scusa, ovviamente il danno era 5, però io non volevo attivamente danneggiarlo, cioè. Cioè, esatto, come lui. Come Io volevo fermarlo, volevo gambizzarlo io. Che... Palle, tu che bruci che qualunque palle, cosa cazzo, inizi e gli dai fuoco a uno, estraggono le armi, un fallimento, bruciagli la mano che tiene la spada. Hanno estratto le armi dopo che tu hai dato fuoco alla roba. Se ne stanno andando qualcosa, cioè. Ok, un fallimento, due vantaggi. Potevi tirargli una palla di fuoco dietro e dirgli io non me ne andrei, fossi ma voi. Ma sarebbe stato la mago da battaglia. Questo non c'è, un cazzo. Scusate. Hai ragione, è stata una mossa stupida. Un fallimento e due vantaggi. Allora
tu carichi andando dritto verso di loro. Li manchi perché all'ultimo ti accorgi che c'era un'altra persona che era rimasta nascosta anche quella, che ha una pistola e la sta puntando verso il corridoio dietro di te. E in quel momento tu fai giusto in tempo a buttarti di lato e a tapparti le orecchie perché ti esplode un colpo di pistola di fianco alla faccia. E sentite il proiettile schizzare verso il corridoio. E da dietro di voi ti ha sparato a te? Sì. Qualcosa cade nel cunicolo, nell'ombra. Ah, ok. Io, se fossi in voi, starei fermo. Teoricamente, poi so che è perché Claudio se ne deve andare tutto. Praticamente io potrei fermare la sua morte. Non lo vedo, è a distanza. In realtà non c'è neanche bisogno che lo veda. Perché potrei fermare la mano di Mor. Che bomba. Ci provo. Beh, ci sta. Ha subito una ferita critica. No, ha subito una morte, però puoi provarci. È quando un personaggio va unconscious, che ha superato le cose e subisce la ferita critica, quella dell'unconscious, io posso provare a fermare. Allora sì. No, Mor, non compagno Dal! Prendi pure Dal! Dieti, attenzione. Prendi il nano. Meglio no, cosa c'è dentro. Amici. 5, 6. La difficoltà di sta roba quant'è? Aspetta, è 4 bianchi. 4 bianchi. La difficoltà è 4 bianchi. Scusa, 5 bianchi. E la difficoltà è critical wound severity. Sono un miracolo. Come l'altissima, tipo 5 è il massimo che ti posso perché dare. Perché l'ha preso in fronte morto. Dai, 5. Non uso la fortuna del gruppo. Giusto. Perché è solo la mia fede. Che figo che sei. Niente Stella del Caos, però mi sa che è fallito uguale. Non sono così sicuro. Mi sa di sì. No. Fallito, sì, sì. No. Attenzione, no? Però... Beh, un sacco di svantaggi, ma è riuscito. Due successi e uno svantaggio. Teoricamente, con due successi gli cancello la ferita critica. Ok, sei morente. Ok, sei lì nell'angolo morente. E ti curo di una ferita. E mentre vado, vi dico che mentre sono morente, sento che qualcosa all'interno della casacca, nell'armatura, sta spingendo. È una sensazione strana. Una strana sensazione, un bagno di sudore, il mio corpo che cambia e cambia. E intanto ho fermato la mano di Mor. E su questo chiudiamo questa puntata di Fumble. No! Su questo no! Claudio, lo sentirete di nuovo il 24 se non venite ad ascoltarci live a Torino. E comunque lo sentirete lo stesso perché andiamo in... Ci sei a Torino? Certo che sono a Torino, certo che sono. Andiamo in diretta su Spreaker, se riusciamo anche su Facebook. E comunque saremo in podcast. Ma comunque il 24 ottobre parte SideQuest, quindi da lì poi saranno fatti i vostri. Ebbene sì, e una volta ogni tanto io torno perché mi mancherete, ne sono più che sicuro. Perché avete una pessima mira, tendenzialmente. Va bene. Una pessima mira e c'è lo speciale di Natale. Ah, è vero. Forse anche di altri. Quindi saranno le canzoncine di Natale di sottofondo? No. Sì, Fireball. Michael Bublé. Oddio. Con Santa Claus. Noi bruciamo tutto quanto. Batman gay, Robin gay, Robin scemo sei. Allora. Quello che avete ascoltato è Fumble, ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Potete andare su fumblegdr.it/shop e comprare i nostri gadgets, oppure su qwerty.it/associati, diventare soci e fare delle donazioni. Alternativamente, se venite sabato, vi lascio tutto lì dove sta, che metto a posto io, che facciamo prima. Se venite sabato, vi portate a casa delle schede di Gattai, il gioco a cui giocheremo tra due settimane per lo speciale di Halloween. Fatelo! E a cui hanno giocato poche persone, tra cui alcuni di quelli che sono a questo tavolo. Io ho giocato, sì. Tu hai giocato. Anch'io. Io ho teorizzato, basta. Tu hai teorizzato. Beh, la teoria è importante. E che altro dire? 24 ottobre SideQuest, non dovete fare nulla per iscrivervi perché ve lo trovate nel film di Fumble. Fumble Now! Fumble Now!
Ma quindi è pubblicato sempre sulla pagina Facebook di FamboGR. Sulla pagina Facebook. Sulla pagina Facebook. E ricordatevi di lasciarci recensioni a 5 stelle del caos e 5, come dei sigla, a 5 side quest, a 5 side quest, a 5 punti esclamativi sui PNG, esatto. Perché le vostre recensioni, le vostre donazioni e le vostre rotture di coglioni alle persone che ancora non conoscono Fumble sono state la cosa che ci hanno permesso di fare side quest e soprattutto se siete intimoriti da Fumble perché c'ha troppe puntate da recuperare, troppe cose da guardare, tac. Cazzo, esatto. Tac. No, c'è da una zero. Cosa che comincia, esatto. C'è una cosa che comincia da zero. Esatto. Buon. Ma non ho capito se giocate. Ciao, raga. No, giochiamo. Okay. Beh, alcune puntate saranno live, altre puntate invece le rotiamo mano a mano. Sì, podcast. A quindi settimana prossima, per chi non viene a Torino, per chi viene a Torino, ci vediamo sabato. Se venite, ciao. Ci beviamo una birra tutti insieme. Fumble now. Sabato now.